Allora, innanzitutto benvenuti a tutti e siamo lieti di incontrarvi, seppur elettronicamente, diciamo a distanza, però ci fa piacere avere questo momento di scambio, condivisione, confronto con voi. Perché sì, parleremo sicuramente delle nostre schede, delle attività proposte da FEDUF all'interno di School Food, però ci farebbe piacere anche appunto. Proprio che ci fosse uno scambio, un ritorno anche da parte vostra sulle attività che faremo, quindi tutti i dubbi, domande, curiosità, siamo qui a disposizione. Organizzativamente il pomeriggio lo divideremo in una prima parte di presentazione di chi è la FED, giusto per capire qual è l'ente che propone queste attività. E ci saremo io che mi chiamo Monica Rivelli e ci sarà con me la collega Laura Ranca, che per chi si è collegata all'inizio ha già conosciuto, che ci divideremo un pochino gli interventi del pomeriggio. Dunque, le ore per stare insieme sono parecchie, essendo un collegamento a distanza. Noi punteremo magari a fare giusto una breve pausa, magari a metà percorso, e invece a terminare, se vogliamo, un pochino prima, senza dover fare pause intermedie. Naturalmente poi, quando avremo esaurito gli argomenti, chiuderemo il collegamento, però piuttosto che fare magari due pause di 20 minuti ogni 2 ore, ne farei, ecco, una di 10 minuti, insomma, giusto per tempo di insomma, servizi essenziali e poi ci rivediamo. Ecco, detto questo, io per il momento chiudo l'audio e rimango ovviamente collegata e lascio la parola a Laura per iniziare questo Sì, allora buongiorno di nuovo. Io, come detto all'inizio, per chi già era collegato, sono Laura Ranca e lavoro insieme a Monica, per la Fondazione per l'Educazione Finanziaria, la FEDUF. Vi dico in due parole chi siamo e cosa facciamo, poi lascio anche a voi, la parola. Se vi fa piacere, facciamo un giro di tavolo virtuale, un giro di presentazione, così anche voi vi potete presentare, ci dite in che scuola insegnate, quali sono le vostre materie appunto di insegnamento e soprattutto ci farebbe piacere sapere se tra di voi c'è qualcuno che già ci conosce perché magari ha partecipato all'edizione dello scorso anno di questo progetto o perché per ragioni diverse ha già avuto modo di utilizzare i materiali didattici che proponiamo per le scuole. No, di cosa si occupa la FEDUF? Appunto di organizzare iniziative e attività per diffondere l'educazione finanziaria sia in ambito scolastico e lo facciamo partendo dalle scuole primarie, anzi abbiamo delle attività anche per i bambini ancora più piccoli della scuola dell'infanzia, per arrivare poi alle scuole secondarie di primo o secondo grado e anche agli studenti universitari. Abbiamo poi tutto un filone di iniziative rivolte anche alla cittadinanza adulta, a voi docenti, alle famiglie, ai genitori, ma ai cittadini in generale, perché? Perché da diverse indagini internazionali e nazionali è emerso che gli italiani, noi italiani, sappiamo ben risparmiare i nostri soldi, ma abbiamo purtroppo ancora un livello di alfabetizzazione e di educazione finanziaria molto basso, basso soprattutto se confrontato con quello degli altri paesi europei, soprattutto del nord Europa, per cui diciamo, l'educazione finanziaria è diventata in questi ultimi anni un tema particolarmente sentito e anche molto diffuso. Ci sono tanti enti oltre al nostro, banche ma anche privati che si occupano di promuovere in modalità diverse i temi
di educazione finanziaria. Per quanto ci riguarda, cerchiamo di farlo con un approccio sempre molto valoriale. Per noi fare educazione finanziaria non significa organizzare corsi di approfondimento di economia o di finanza, assolutamente no, ma cercare di sensibilizzare gli studenti e anche appunto gli adulti ad un uso consapevole del denaro e degli strumenti economici, quindi saper gestire le proprie risorse economiche, soprattutto quando queste sono limitate, con consapevolezza e in autonomia, sapendo che gli strumenti a nostra disposizione sono ormai tanti, la tecnologia ci aiuta, ma chiaramente questi strumenti devono saper essere utilizzati in maniera attenta. Sappiamo ovviamente tutti che il denaro è uno strumento di benessere, non deve diventare esclusivamente un fine, ma deve essere, diciamo, gestito appunto con consapevolezza. E per farlo, appunto, noi della FEDUF, in collaborazione prevalentemente con le banche del territorio che fanno parte della fondazione, ma anche con tanti altri soggetti pubblici e privati, organizziamo iniziative rivolte appunto sia a studenti che adulti. Io magari mentre vi parlo, vi mostro anche il nostro sito. Se qualcuno di voi già ci conosce, probabilmente lo ha già, ecco, dovrei averlo condiviso sullo schermo, ha già avuto modo di visitarlo. Questo, tra l'altro, è un sito completamente rinnovato da pochissimi mesi, quindi anche chi ci conosce magari non ne riconosce l'interfaccia, è nuovo. Qui, diciamo, sul nostro sito trovate tutte le informazioni sulla nostra fondazione, chi siamo, ma soprattutto quali sono i nostri programmi, i progetti che proponiamo su tutto il territorio nazionale e gli strumenti multimediali che utilizziamo. Per voi insegnanti è, diciamo, la porta di accesso a tutte le nostre iniziative. Tramite il nostro sito voi insegnanti potete accedere ai programmi didattici che sono chiaramente declinati per grado scolastico, quindi dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado, e accedere anche a tutti gli eventi che organizziamo appunto per i vari target, eventi e programmi didattici che fino al fine 2019, anzi inizio 2020, erano sempre da intendersi in presenza, mentre adesso abbiamo trasformato tutta la nostra attività in formato digitale, per forza di cose ovviamente, e per cui se da un lato viene un po' meno il contatto diretto, dall'altro abbiamo potuto raggiungere, diciamo, scuole e anche cittadini in maniera molto più capillare, perché chiaramente viene un po' meno il vincolo della territorialità. Quindi, tramite il nostro sito, se vi fa piacere, oltre all'iniziativa a cui avete aderito, questa di School Food, potete, consultando il calendario, vedete qui scorrono anche delle immagini dei vari progetti che stanno per partire con l'avvio dell'anno scolastico. Potete tranquillamente iscrivervi o voi personalmente o iscrivere le vostre classi alle iniziative che stiamo organizzando per il nuovo anno scolastico. Detto questo, proprio in maniera molto sintetica, lascerei a voi la parola per un breve giro di presentazioni. Se qualcuno di voi ha già partecipato alle nostre iniziative, se vi fa piacere, ditecelo anche, insomma, dateci un'opinione sincera, che spero sia positiva, in modo anche da raccontare non solo dal nostro lato, ma anche da appunto il vostro, quindi quello di insegnanti che hanno utilizzato i nostri materiali didattici, qual è un po' la vostra esperienza e la vostra opinione. Non so chi vuole di voi rompere il ghiaccio. Potete Un anche dirci, volontario. no, non vi conosciamo, non... No, non, anche beh, certo, se non ci conoscete, inizio non io. so se ecco, sì. Scusate, intanto se tengo la telecamera spenta, ma ho la connessione oggi Certo. che va a rilento, quindi cerco di ottimizzare. Allora, io mi chiamo Alberto Tanganelli e sono un insegnante di religione, insegno da quest'anno a Chianciano alla secondaria di primo grado e al liceo poliziano di Montepulciano.
e è la prima volta che partecipo a queste formazioni di School Food e anche per quanto riguarda FEDUF non avevo mai avuto contatti, ecco. Grazie. Bene, grazie. Grazie a voi. Io sono Stefania Magherini, dell'Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno. Anche io, come il collega che mi ha preceduto, è la prima volta che partecipo e non ero a conoscenza della vostra organizzazione. Stefania Zanardo. Stefania Zanardo, scuola media, scuola secondaria di primo grado, insegno lettere e è la prima volta che partecipo a un progetto School Food e non vi conoscevo. Anch'io insegno lettere, l'avevo messo prima. Lei sono Benedetta Landi, insegnante di lettere della scuola secondaria di primo grado di Chianciano Terme. È prima volta che seguo la formazione di School Food. Io sono Simonetta Federico, insegno all'Istituto Comprensivo Masaccio, insegno matematica e scienze. Non vi conoscevo però, devo essere sincera, ed è la prima volta che partecipo ad un progetto di School Food. Io sono Sonia Castignoni, anch'io insegno matematica e scienze alla scuola media Lorenzetti di Rosia ed è la prima volta che sto seguendo questo progetto e sto conoscendo questa organizzazione. Anche io sono dello stesso istituto di Sonia, quindi l'Istituto Comprensivo Lorenzetti di Sovescille, Chiosdino e Montisciano. Insegno lettere nella scuola secondaria di primo grado. School Food solo indirettamente perché lo scorso anno hanno partecipato alcune colleghe e colleghi. Lo conosco attraverso queste loro esperienze. Quest'anno ci sono dentro, non conoscevo EDUF, quindi è la prima volta che mi sono. Buonasera, anche io appartengo allo stesso istituto delle colleghe, Lorenzetti di Sovicille. Ho partecipato l'anno passato con una classe, ero referente in una classe, il progetto School Food. In una seconda, insegno alla scuola media, tecnologia, però non di EDUF non ero a conoscenza. Buonasera, Ivano Rossi, insegno alla scuola media di Chianciano Terme, musica. Anch'io non conoscevo FEDUF e non è la prima volta che partecipo ad un corso di School Food. Sono Silvia Possenti e anche io lavoro nello stesso istituto della collega precedente, quindi a Chianciano Terme, sono su matematica e scienze e è la prima volta che partecipo al progetto e non conoscevo FEDU. Buonasera, io sono Giulia Cioncoloni, insegno educazione fisica all'Istituto Comprensivo Tozzi di Chianciano Terme. Anche io è la prima volta che partecipo ai corsi. Io vedo poco, cioè mi è rimasta la Buonasera, visualizzazione. scusate, anch'io sono Manuela Catenaccio e insegno all'Istituto Comprensivo di Civitella Paganico, matematica, scienze e non avevo mai partecipato alle attività di School Food. Buonasera, io sono Irene Nesi, insegno all'Istituto Comprensivo 2 di Colle Valdelsa, insegno tecnologia. E anch'io è la prima volta che partecipo a School Food e non avevo sentito parlare di voi neanch'io, è la prima volta. Buonasera, allora Vedo ti prego, prego. visualizzazione parziale, quindi non so che, vabbè, mi chiamo Mariangela Dell'Erba, docente di lettere della scuola secondaria di primo grado Tozzi di Chianciano Terme. Conoscevo il progetto perché nel nostro istituto già è stato fatto nella scuola primaria, ma è la prima volta
per noi della scuola secondaria di primo grado. Io invece sono sempre una dell'erba, ma mi chiamo Giorgia, anch'io sono alla Tozzi quest'anno come lettere e non avevo mai partecipato a School Food e non conoscevo neanche FEDUF. Ciao Giorgia. Io sono Cristina Fommei, sono dell'Istituto Comprensivo di Civitella Paganico, e insegno matematica e scienze e anch'io non avevo mai partecipato a School Food. Okay. Bene, allora forse vi siete presentati tutti, mi sembra, e direi che è una novità per tutti a questo punto, quindi non ci sono esperienze già precedenti, quindi non so Monica se vuoi iniziare tu adesso, più che altro una cosa che mi sono dimenticata di dire prima, che oltre ad avere un approccio valoriale, rispetto all'uso consapevole del denaro, i nostri programmi vogliono avere anche un approccio trasversale, quindi l'educazione finanziaria è una disciplina, se la vogliamo definire così, che può essere affrontata benissimo sia in ambito più umanistico, quindi ho visto ci sono tanti insegnanti di lettere, anche scientifico, per gli insegnanti di scienze, di matematiche, ma di matematica può avere diciamo agganci anche con la storia, ovviamente, con la geografia, con l'inglese, quindi noi cerchiamo con le nostre iniziative, i nostri percorsi didattici, poi su questo lascio adesso la parola a Monica che entra più nel dettaglio, cerchiamo di affrontare questa tematica da punti di vista diversi, quindi il fatto che anche voi insegnate materie diverse sicuramente dovrebbe diciamo facilitarvi perché è un argomento che davvero può essere affrontato e trattato in ambiti molto diversi tra loro che però chiaramente fanno tutti parte della tematica della cittadinanza economica e appunto dell'educazione finanziaria. Sì, esatto, è proprio come dice Laura. E nel frattempo saluto anche Laura Nacci che ci ha scritto in chat perché ha problemi con il microfono e anche lei, diciamo, è la prima volta che partecipa. Quindi, come diceva Laura, oggi conosciamo tanti nuovi docenti e questo ci fa davvero piacere. L'approccio che ha FEDUF, che è un nome difficile peraltro, perché voglio dire, il nostro nome sarebbe Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, quindi un nome lungo, un nome difficile, per brevità FEDUF, però in realtà vuole trasmettere questi argomenti che possono sembrare difficili, lontani e complicati, in una maniera il più possibile divulgativa e coinvolgente per tutti i gradi scolastici. Per noi queste competenze sono competenze di cittadinanza, non competenze tecniche. Sono competenze che devono avere tutti i ragazzi, indipendentemente dal tipo di percorso di studio che fanno, perché devono essere cittadini responsabili, consapevoli e autonomi nelle decisioni che prendono di gestione del denaro e che fanno già nel loro quotidiano in piccolo, ma soprattutto quando appunto inizieranno a uscire dalla scuola con scelte ben più importanti. E chiedo solo la cortesia di chiudere i microfoni per chi non parla. Grazie. I temi che noi proponiamo non sono temi strettamente legati all'economia e alla finanza, o meglio, sono temi appunto di cittadinanza e quindi in questo grande contenitore vi rientrano temi quali il risparmio, l'educazione alla previdenza, la pianificazione, ma anche la sostenibilità. Motivo per cui sostanzialmente all'interno del percorso di School Food vengono proposti dei moduli realizzati da noi. Perché, e poi lo vedremo meglio, anche come abbiamo specificato nelle schede, la sostenibilità è un concetto
che ha a che fare non solo con l'ambiente, ma anche con le risorse economiche e sociali. Inoltre, vorrei ricordare che all'interno delle linee guida dell'educazione civica, che offre un aggancio fondamentale non solo per parlare di sviluppo sostenibile e di sostenibilità, ma anche per parlare appunto di temi collegati all'economia, perché all'interno degli ambiti trasversali previsti da questa materia vi è proprio quello relativo alla transizione ad una economia sostenibile, che sottolinea appunto la necessità di educare le giovani generazioni verso modelli economici sostenibili. E quindi ci sono anche degli obiettivi che sono declinati per questo ambito trasversale. Specifico, perché voi siete della scuola secondaria di primo grado, quindi non mi soffermo sulla primaria e sulle secondarie di secondo grado, ma per il primo grado è quello di riconoscere il potere economico del denaro reale e virtuale, le forme di risparmio, riflettendo sulle scelte di spesa e di risparmio, mettere in relazione gli stili di vita con il loro impatto sociale, economico e ambientale. Ecco, questo è l'obiettivo che è enunciato all'interno delle linee guida per l'introduzione dell'educazione civica. Quindi vedete anche voi che sostanzialmente questo argomento è parte integrante di un percorso di cittadinanza attiva e responsabile ed è formalizzato ormai questo elemento. Per cui gli aspetti economico-finanziari non possono essere più lasciati da parte quando si fa un percorso di educazione alla sostenibilità. A nostro avviso, questa è una nostra personale opinione ovviamente, i ragazzi, i bambini, la sostenibilità legata all'ambiente è un concetto che ormai hanno acquisito perché è ormai ampiamente diffuso, meno lo è la sostenibilità legata agli aspetti economici e sociali, sulle quali invece c'è ancora, a nostro avviso, tanto da lavorare anche all'interno della scuola per trasmettere questi insegnamenti ai ragazzi e ai bambini. Quindi fatta questa premessa, poi per chi fosse interessato a conoscere meglio i nostri programmi, noi mettiamo a disposizione nell'area riservata del nostro sito tanti programmi anche per la scuola media, così come tanti incontri e tanti eventi. Chi fosse interessato ad approfondire può, ovviamente lasceremo in coda i nostri recapiti, può scriverci tranquillamente. Tutti i nostri programmi sono gratuiti e quindi potete valutare di adottarli nel corso dell'anno senza nessun problema. Quindi fatta questa premessa, sulla quale se avete domande o dubbi io sono qui prima di iniziare a vedere le schede proposte all'interno di School Food, appunto se qualcuno vuole intervenire ben venga, l'approccio che noi proponiamo all'interno di School Food è proprio questo legato a stili di vita, di consumo consapevoli, responsabili, modalità di gestire il denaro con un approccio al valore dello stesso come risorsa limitata, il valore del risparmio e della pianificazione, e tocchiamo anche gli strumenti per gestire il denaro, con particolare riferimento agli strumenti dematerializzati. Come vedete, tutto questo è assolutamente in linea con l'obiettivo delle linee guida dell'educazione civica che ho letto prima. L'approccio con cui noi partiamo è un approccio economico di economia civile, e qui forse si ritroverà anche il docente di religione, la persona che si è presentata all'inizio, perché è un modello che si sposa ampiamente con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Quindi l'economia, che è una parola che contiene tante cose al suo interno, per come la conosciamo noi o per come è diffusa
anche a livello mondiale, è un'economia, è figlia dell'economia politica tradizionale, cioè quella dove c'è un profitto, c'è un mercato e si guarda sostanzialmente a questo profitto. In realtà esistono diversi approcci economici e modelli economici, in primis questo dell'economia civile, poi lo vedremo all'interno delle schede, che invece abbinano sì al profitto modelli legati anche a dei valori di convivenza, di sostenibilità, di equità. E quindi è questo il punto di partenza che proponiamo all'interno delle nostre schede. Io non so se voi avete già ricevuto il kit, forse no, comunque per la formazione di oggi affronterò gli argomenti guardando insieme a voi le nostre schede. Questo perché così posso essere puntuale sui contenuti che noi abbiamo proposto e allo stesso tempo insieme potremo valutare le attività che sono state inserite come attività da svolgere. Così, di modo che se voi avete dei dubbi, delle domande specifiche sulle nostre schede, i nostri contenuti, me le possiate fare in diretta. Quindi è una formazione, sì, ma collegata molto al materiale che, almeno per il nostro percorso, vi abbiamo proposto. Vado a condividere intanto i primi moduli, ne abbiamo 10 come tutti quanti e voi sapete bene che sono moduli di base e approfondimento. Quindi vado a condividere il primo modulo. Ecco, lo vedete? Sì. Ok. Quindi il nostro è il modulo 21, ciò significa che prima di questo voi avrete fatto altri moduli. Motivo per cui all'interno dei nostri contenuti non ci siamo soffermati tanto sugli obiettivi dell'Agenda 2030 o sui temi di educazione ambientale, perché molto probabilmente saranno stati affrontati già in precedenti moduli. Partendo dal primo, quindi consumi consapevoli e approccio valoriale al denaro. Questo è il titolo che abbiamo dato al primo modulo e che in qualche modo vi dovrebbe richiamare quello che ci siamo detti nell'introduzione fino ad ora. Io scorrerò queste schede e poi ho evidenziato in giallo i passaggi su cui mi soffermerò. Naturalmente io farei così, illustrerei la scheda, i contenuti, le attività e al termine di ciascuna di queste schede magari ne parliamo insieme. La prima scheda comincia richiamando il concetto di sostenibilità e il fatto che questo concetto di sostenibilità sia originariamente come riferito al sistema ecologico e quindi si parlava solamente di sostenibilità per l'ambiente, per gli animali, per le piante e così via. Però questo concetto di sostenibilità si è brevemente, perché nell'arco di pochi anni, si è evoluto estendendosi ad altri ambiti. Quindi dal cibo, l'acqua e l'ambiente si è passato, e in particolare, diciamo così, nel 1987 si trova questa definizione universalmente condivisa, a una visione della sostenibilità non più legata esclusivamente all'ambiente, ma estesa alla dimensione sociale ed economica. In questo documento la sostenibilità economica è stata definita, ad esempio, come la capacità di un sistema economico di produrre reddito e lavoro in maniera duratura. Quindi vedete, torna il concetto di allungamento nel tempo delle risorse, che
torna il concetto di futuro, ma non solo le risorse ambientali e il cibo vanno tutelate, va tutelato anche il lavoro e va tutelata la possibilità di produrre reddito e quindi di generare denaro affinché tutti possano vivere serenamente. Fatta questo ampliamento del concetto di sostenibilità, sul quale noi vi invitiamo a lavorare a scuola, proprio perché la gamba, diciamo così, della sostenibilità ambientale è molto acquisita, meno lo è quella economica e quella sociale, vediamo che il concetto di risparmio è un concetto che entra pieno nell'educazione alla sostenibilità. Perché lo spreco di risorse ha la doppia faccia di essere anche uno spreco di denaro. Io quando parlo ai bambini, quando noi facciamo le lezioni, e Laura ne facciamo tantissime nelle scuole, diamo sempre questa immagine, raccontiamo questa immagine, che quando nel cestino stiamo buttando del pane, un alimento che non ci piace, qualcosa che abbiamo comprato e non abbiamo consumato, non stiamo buttando solamente il pane o l'alimento, stiamo buttando nel cestino anche il tempo, la fatica e il lavoro, che i soldi con cui noi lo abbiamo comprato. Ecco, questa è un'immagine che di solito colpisce molto l'immaginario dei bambini e dei ragazzi. Anche perché il risvolto economico dello spreco non è così banale. Vi abbiamo dato un dato in questa scheda. Per il solo settore alimentare, nelle case degli italiani si bruciano 12 miliardi di euro l'anno, che corrispondono sì ad altrettante tonnellate di cibo, e quindi il problema dello spreco e dei rifiuti, ma anche buttare 12 miliardi di euro l'anno non è così banale. Quindi far passare questo concetto, questo parallelismo, se vogliamo, tra spreco di risorse, spreco di cibo e spreco di denaro, è qualcosa che nella formazione di giovani e bambini come quelli della scuola media è assolutamente necessario. L'attività che abbiamo proposto, l'attività che abbiamo proposto è quella di dividere la classe in gruppi o a coppie, è un role play sostanzialmente, e affidare loro delle situazioni chiedendo di immedesimarsi nel ruolo di genitori per convincere i figli a sprecare meno. Qui abbiamo elencato anche dei possibili scenari. Quindi, arrivata la bolletta della luce, i figli lasciano sempre la luce accesa. Chi paga la bolletta? Quindi nei gruppi che voi farete, nelle attività che voi in cui coinvolgerete i ragazzi, uno farà la madre, uno farà il padre, oppure uno farà lo zio, uno farà il nonno, non è assolutamente un problema quale ruolo ricoprano, e l'obiettivo però è arrivare insieme a trovare una soluzione al problema della bolletta alta e all'educazione dei figli per fargli spengere la luce. Oppure abbiamo la stessa modalità con una felpa, che non la vogliono più perché è passata di moda, come convincerli ad utilizzarla, oppure ancora vogliono andare in vacanza in autonomia ai figli, invece i genitori vorrebbero fare una vacanza in famiglia, come mettersi d'accordo? Questi sono tre esempi, naturalmente, voi potrete elaborarne di altri e suddividere appunto la classe tutta in gruppi o tutta a coppie. Dopodiché sarebbe necessario lasciare ai ragazzi un po' di tempo per valutare lo scenario e per valutare la soluzione proposta e farlo esporre davanti al gruppo classe per instaurare un dibattito sulla soluzione proposta. Attenzione, perché qui non c'è un giusto o uno sbagliato, cioè non si sta ricercando un voto, ecco, di comprensione
rispetto a quello che faranno i ragazzi, ma potrebbero essere diverse le soluzioni, potrebbero essere anche corrette più di una soluzione naturalmente, quindi è più un esercizio per in qualche modo farli stimolare gli alunni a pensare a modelli anche di educativi, no? Che si possono realizzare per educare all'uso del denaro e in questo modo fargli prendere consapevolezza di molti comportamenti che spesso loro stessi attuano dentro casa. Un'altra attività proposta, questa è facoltativa ma molto carina nel caso in cui farete un'uscita, anche perché è un'uscita all'esterno, quindi di questi tempi sostanzialmente non sarebbe male poterla proporre, portando cestini o sacchetti per la raccolta di foglie, e gli alunni avranno il compito di raccogliere sia foglie integre senza imperfezioni, altre foglie che seppur in uno stato buono hanno qualche difetto. Alla fine noi proponiamo di fare un collage sostanzialmente, magari su un bel cartellone da appendere in classe, delle foglie che possono essere tutte quelle belle, perfette, tutte quelle imperfette, oppure mixarle anche per valorizzare appunto il fatto che le imperfezioni hanno un loro valore e hanno una loro bellezza, quindi che non tutto deve essere perfetto per essere bello sostanzialmente. Ecco, questa è la prima scheda che proponiamo. Mi fermerei un attimo perché, come vi ho detto, vorrei che ci fosse uno scambio, un dialogo, sia sul fronte dei concetti. Quindi il fatto che la sostenibilità non è solo ambientale ma anche sociale ed economica, oppure se avete dubbi o domande sulle attività proposte, insomma me lo dite. Non so se qualcuno magari di voi aveva già affrontato l'argomento della sostenibilità da questo punto di vista. Questa scheda è servita anche a chiarire un pochino meglio l'introduzione iniziale, il motivo sostanzialmente per cui anche l'economia, l'educazione economica viene inserita nella sostenibilità. Una cosa la sapete già, però le schede hanno durato, scusate, le attività, l'ora è prevista di 60 minuti per School Food. Ovviamente non so se tutte le attività proposte potranno essere esaurite in 60 minuti, però magari qualcuna, ecco, noi abbiamo proposto qualche attività che può essere fatta anche al di fuori dell'orario, dell'ora di 60 minuti, di modo che voi possiate magari utilizzarle anche per compiti a casa o in occasione di un'uscita, come ci siamo detti. Se su questa non ci sono dubbi e domande, passo alla successiva, che è l'approfondimento della prima, e condivido appunto la scheda. Eccola. Questo è il modulo di consolidamento del primo. E sostanzialmente inizia a condurre i ragazzi nell'approccio economico dell'economia civile. Posto che, come ci siamo detti, l'educazione economica fa parte del bagaglio culturale di tutti i cittadini, è sbagliato ritenere o non trasmettere nelle scuole elementi di economia. Perché si ritiene molto spesso che hanno a che fare solo con numeri, prezzi, tecnicismi, formule, ma in realtà l'economia nasce in terra di Grecia e significa buon governo, governo della casa sostanzialmente, inteso ovviamente poi come comunità e territorio. Quindi in realtà l'economia è una scienza di natura umanistica, non tecnica o specialistica. Perché appunto ha a che fare con competenze che sono essenziali per tutti i cittadini,
sull'uso consapevole del denaro, prevenire comportamenti devianti, un tema che non c'è qui in School Food ma che noi affrontiamo tanto, ad esempio anche il collegamento tra nuove tecnologie, gioco d'azzardo e uso poco consapevole del denaro. E inoltre l'educazione economica contribuisce a trasmettere un approccio all'agire civile, etico e sostenibile. Con la grande crisi economica che ormai stiamo vivendo da diversi anni, al paradigma che tutti conosciamo, che è un po' quello dell'economia politica, come dicevo prima, si sono affiancati modelli economici diversi che guardano alle virtù civili e tendono al bene comune, più che alla ricerca della soddisfazione individuale. Tra questi c'è appunto il modello dell'economia civile. Qui c'è anche ovviamente un aggancio con delle figure storiche, per esempio con Adam Smith e con Genovesi, che sono uno il padre dell'economia politica e l'altro dell'economia civile. Tra l'altro un italiano, Genovesi, originario di Napoli. Quindi anche il richiamo, diciamo così, di agganci con la storia potrebbe essere utile in questa scheda. I due approcci dell'economia civile e dell'economia politica abbiamo cercato di riassumerli e condensarli in una scheda, dandovi due input sostanzialmente. La diversa visione dell'essere umano e la diversa concezione che c'è del mercato. Nell'economia politica l'uomo è visto come un essere razionale che cerca il profitto per il proprio tornaconto individuale, mentre nell'economia civile l'uomo è visto come un facente parte di una comunità, di una società, che agisce sì per avere un tornaconto, ma non a fini egoistici, cioè non solo per se stesso, o meglio questo tornaconto dovrebbe essere orientato anche a produrre, creare, rimettere in circolo benessere collettivo. Quindi c'è sempre un'idea di profitto dietro l'economia, ma è diversa la modalità con cui si raggiunge il profitto e con cui si distribuisce la ricchezza. Il mercato per l'economia politica è il luogo in cui ognuno in modo egoistico agisce per i propri interessi e in cui i meno dotati vengono esclusi, secondo il pensiero di Adam Smith. Per l'economia civile il mercato è un luogo del mutuo vantaggio, che è quello che dicevamo prima. Ciascuno ha sì un tornaconto personale, ma agisce in un'ottica altruistica. Vi vorrei far vedere ora una pagina presa dalla Scuola di Economia Civile con cui noi collaboriamo e che riassume sostanzialmente i valori a cui si ispira l'economia civile. Eccolo qua. Nella scheda trovate il link, quindi potete visitarla tranquillamente in autonomia. Vedete, fiducia, beni relazionali, reciprocità, virtù, cittadinanza, bellezza, felicità pubblica, bene comune, cooperazione, benessere collettivo. E così prendersi cura dell'ambiente, del lavoro, il valore, ecco. Gratuità, innovazione, ce ne sono tantissimi di valori che ispirano il modello dell'economia civile e che anche su queste parole sarebbe molto bello, ad esempio, poter fare un lavoro in classe. Sono delle parole che esprimono ottimismo, positività, fiducia, come dice la prima stessa, quindi è un modo anche di trasmettere un modello economico nuovo, diverso, e attento alle persone e allo sviluppo dell'ambiente. Torno di nuovo sulla scheda. T-
Dopo questa illustrazione generale del modello dell'economia civile, facciamo un affondo sul bene comune. Quindi abbiamo scelto una delle parole, nonché uno dei pilastri dell'economia civile, per spiegare delle risorse che accomunano tutti, che sono di tutti e che tutti devono contribuire a tutelare. La parola bene comune adesso si sta iniziando un pochino a sentire più spesso, qualche anno fa era meno conosciuta. Sono ovviamente i beni fruiti a livello collettivo e per i quali va limitata la libertà personale, perché altrimenti se ne abusa. Quindi abbiamo l'acqua, le foreste, le piante, ma anche gli animali e così via. Ma non solo, perché un bene comune è anche una scuola, è anche una scuola, è anche una piazza. Sparito tutto il testo, non so se voi lo vedete ancora, io lo vedo solo bianco adesso. Anche noi. Però è la scheda che stavo scorrendo prima, quindi c'è stata una qualche magia, direi. Bene così. Proviamo a chiudere qualcosa. Andiamo un po', se gli dà fastidio. Allora, chiudiamo anche la scheda che avevamo. Ecco qua. No, questa proprio non gli piace. Vabbè. Allora, sul bene comune, dicevamo che anche una scuola, una piazza, sono dei beni comuni di cui tutti fruiscono e che è necessario tutelare affinché non solo noi, ma anche le future generazioni possano goderne. Scusate, si è impallato Word. Nel frattempo io volevo farvi vedere un video che faceva parte di questa scheda, anzi due pagine che facevano parte di questa scheda. Allora, in quella scheda che è scomparsa si parlava appunto di disuguaglianze, sul fatto che nuovi modelli e approcci economici stavano rispondendo anche perché le crisi economiche e le disuguaglianze erano sempre più sentite a livello mondiale. Nella scheda troverete un link a questa pagina che è Oxfam, che pubblica periodicamente dei rapporti sulla povertà, sulle disuguaglianze, sulle emergenze a livello anche mondiale. In questa pagina, di cui voi avete il link nella scheda, ci sono dei dati, oltre a un video molto carino su come dei bambini risolverebbero tra di loro le disuguaglianze, trovate anche dei dati su le differenze tra poveri e ricchi del nostro pianeta, anche del nostro paese, perché vedete si fa riferimento anche all'Italia. Sono dati molto, molto rilevanti. Come vedete qua dalla prima frase, l'82% della ricchezza globale è finito nelle casseforti dell'1% più ricco della popolazione. Quindi pochissime persone nel mondo detengono tantissima ricchezza. Quindi è un problema sicuramente anche di redistribuzione. Ma sono dei numeri che, senza voler entrare troppo nel tecnico, anche solo raccontati a dei ragazzi di 11-12 anni colpiscono molto e quindi il link che abbiamo messo è anche utile per i docenti, perché possono approfondire se vogliono anche questo tema qua. Volevo poi farvi vedere. Allora, tolgo un attimo la condivisione, vi faccio vedere un video che è relativo ai beni comuni, sono sempre l'oggetto della seconda scheda. Anche questo video è contenuto all'interno della scheda, quindi non troverete tutto all'interno del materiale, però serve, è utile a chiarire anche
la definizione di bene comune. Okay. Lezioni, tutor ed esami online. Investimento sostenibile e responsabile. Questo non è questo, scusate. No, no. Allora, qui non c'è niente. Devo chiudo la scheda, che altrimenti non vedo niente, sempre che riesco a chiuderla. Allora, questo. Tolgo un attimo la condivisione. Ok, ho chiuso un attimo la scheda che dava problemi, provo a riaprirla. La vede sempre bianca, non so perché. Allora, su questa seconda scheda ci sono delle domande, mentre io provo a ripristinarla, o anche sulla prima e sulla seconda scheda, eventualmente. Anche sulle attività proposte che non abbiamo visto, perché ovviamente la scheda si è chiusa. E vuoi provare a mandarmela a me, mo? Magari la provo a condividere io, però non so se è un problema del file. No, perché fino a prima ci avevo lavorato tranquillamente. Allora, provo a mandartela. Tanto è semplicemente una pagina Word. Ok. Così se Laura riesce a condividerla, vediamo le attività che sono proposte per questa scheda qua. Allora, su queste prime due schede, se ci sono dubbi, domande, approfondimenti, curiosità, anche osservazioni critiche, non c'è nessun problema. Potete anche darci un contributo costruttivo se volete segnalarci qualcosa. Si vede? Allora, per ora vediamo te, ecco, adesso la vediamo. Allora, se puoi solo scorrere verso la parte finale dove c'erano le attività. Dimmi tu, vado giù, obiettivi, metodologia. Sì, giù. Eccole. Attività principali, qui? Sì. Si vede? Sì, è un po' ritardato. Eccolo qua, adesso si vede. Allora, le attività proposte sono di chiedere agli alunni di individuare degli spazi, aree, strutture che sono comuni della vostra città, ad esempio una piazza, un giardino, la scuola, eccetera, e chiedere agli studenti di definire di chi sono, chi deve prendersene cura e con quali modalità. Poi si chiede a un rappresentante di ciascun gruppo di illustrare le risposte e si commentano insieme agli altri ragazzi. Un'altra attività che è stata proposta è quello di scrivere sulla lavagna tre domande guida su cui gli alunni devono riflettere. Cosa ti piace fare? Cosa ti piace fare bene? Cosa ti riesce bene? E in quali occasioni gli amici ti chiedono aiuto.
Quindi ogni alunno scriverà sul proprio foglio le risposte e dopodiché gli alunni si possono spontaneamente unire a coppie oppure voi formate dei gruppi e delle coppie e si raccontano reciprocamente quello che hanno scritto. Prima di chiudere questo confronto, su un pezzo di carta colorata si fa scrivere una qualità che ciascun ragazzo può mettere a disposizione degli altri. Al termine di questo confronto tra di loro, si ritorna ciascuno al proprio posto e si parla sostanzialmente di quello che è emerso. I dischetti di carta colorata, che possono essere considerate delle qualità, dei talenti sostanzialmente, possono di nuovo essere anche incollati su un cartellone per valorizzare un po' quelle che sono le risposte di ciascun ragazzo sulle qualità che loro percepiscono come utili e a disposizione della comunità. Ecco, questa scheda, così l'abbiamo almeno conclusa sulle attività. Quest'ultima attività ovviamente ha lo scopo di mettere in condivisione un valore e quindi si richiama un po' appunto ai valori dell'economia civile. E su questa scheda la chiudiamo qui anche la parte di illustrazione. Tolgo la relazione. Grazie. Sì, grazie. Scusate, adesso il computer mi dà problemi anche sulle altre schede, però cerco di risolverla la cosa. Allora, che ne pensate di queste prime due schede, di questo approccio che proponiamo? Io mi scuso, ma non ho capito di questo ultimo approccio, del fatto di scrivere ognuno il proprio talento. Sì. Qual è la finalità? Mi è proprio sfuggita, mi scuso. Si preoccupi, allora io sono qua apposta. Allora, questo lavoro sul talento è quello di far emergere quali sono le qualità che loro possono mettere a disposizione della comunità. Quindi il valore dell'esercizio è il finale sostanzialmente. Cioè, prima loro possono fare un elenco, possono indicare quali sono le tre domande che abbiamo visto prima. Io adesso non riesco a ricondividerle, scusate. Quindi, cosa ti piace fare, cosa sai fare bene e cosa pensi che gli amici, cosa puoi fare per gli amici sostanzialmente. Cioè, mi Questo qui. scusi, è relativo quindi a quel per il bene comune? È Sì, relativo al bene comune. è sostanzialmente relativo al bene comune e Ok. ai valori di fraternità, reciprocità, condivisione che sono propri dell'approccio dell'economia civile, quei valori che abbiamo. Ecco, esattamente, è questo lo Va spirito. bene. Ok, capito. Vado sulla scheda numero 23, quindi seguo l'ordine degli argomenti proposti. Eccola qua. Dopo aver parlato di risvolti economici della sostenibilità e di modelli economici che aiutano l'affermazione di modelli sostenibili, passiamo al modulo 23. È sostanzialmente il modulo che fa sempre parte del filone dell'economia civile e che affronta il tema del voto con il portafoglio. Che cosa significa questa espressione? Significa che tutti noi abbiamo il potere di esprimere delle preferenze e tra queste preferenze anche quali prodotti vogliamo consumare. Questo significa che possiamo acquistare beni o servizi di
di imprese che sono attente ai valori della sostenibilità ambientale e sociale, per esempio, e quindi diventare in qualche modo dei sostenitori, degli elettori, fra virgolette, di questa azienda, premiandole acquistando i loro beni o i loro servizi, piuttosto che i beni o servizi di un'altra azienda, che invece non rispetta, ad esempio, questi criteri di attenzione all'ambiente, di attenzione alle condizioni del lavoro e così via. Nella scheda abbiamo riportato anche qualche esempio di queste azioni, chiamiamole di voto con il portafoglio. Ad esempio sulla filiera del latte, dove magari potrebbero esserci degli allevamenti intensivi. Molto semplice farlo anche con le uova. Sapete che c'è stata una grande polemica su questo e adesso le confezioni di uova devono indicare se sono allevamenti in gabbia, a terra e così via. Ecco, questo è un classico esempio di voto con il portafoglio. Altri esempi sono quelli di aziende made in Italy in estero. Noi abbiamo riportato un paese qualunque, ma non è detto che sia la Cina, potrebbero anche essere altri paesi. Sappiamo però che in Cina ci sono delle condizioni di lavoro molto molto stressanti, e questo è un dato oggettivo, e quindi noi magari possiamo decidere di comprare dei prodotti che non sono realizzati in Cina, perché non vogliamo premiare aziende che fanno lavorare troppo le persone. Un altro caso che abbiamo proposto è quello di acquisto di una passata di pomodoro bio o ecosostenibile rispetto a una passata di pomodoro che magari ha un prezzo più basso. Anche in questo caso possiamo e dobbiamo riflettere su quello che c'è dietro quel prezzo, perché ovviamente il prezzo a cui viene acquistato un prodotto è sempre espressione di qualcos'altro. In questa scheda viene quindi accennato, collegandolo al voto con il portafoglio, anche al tema del rapporto tra prezzo e valore. Non è detto che il prezzo basso sia il prezzo più giusto, è il prezzo più equilibrato, quello più giusto, cioè che premia le aziende che osservano e rispettano dei criteri di attenzione all'ambiente, al sociale e così via, e che in qualche modo appunto offre prodotti di qualità. In questo caso quindi si riesce anche a lavorare sull'andare oltre il prezzo, spesso accattivante, delle offerte, per soffermarci invece sulla qualità e sul valore dei prodotti. Per riflettere sul tema di cosa compro quando acquisto, che cosa c'è dietro un prezzo, che esigenza soddisfa, abbiamo proposto un testo nell'allegato, il voto col portafoglio spiegato a mia figlia. Già dal titolo potete capire che con parole molto semplici si fa riferimento a delle situazioni della realtà che appunto danno conto di alcune situazioni rispetto ad altre per aziende che producono determinati beni e servizi. Come attività abbiamo proposto questo. Allora, scusate, nella scheda che si è chiusa prima, che era la 22, sul finale era indicato, era ricordato anzi ai docenti di far portare in aula per il modulo successivo, che sarebbe stato questo il 23, i materiali per svolgere l'attività, di modo che voi già nella scheda precedente date questa indicazione ai ragazzi e siete pronti per l'attività da svolgere al termine della scheda 23. Il materiale può essere portato in aula o tutto dal docente o anche dagli alunni, un oggetto ciascuno. In alternativa, perché sappiamo bene che con il Covid è molto difficile magari portare qualcosa dall'esterno, si può fare questo esercizio utilizzando quello che c'è già in aula,
libri, astucci, felpe, merende, smartphone, bicchieri di plastica e così via. Quindi non è importante l'oggetto, è importante che anche siano oggetti di quotidianità, ma diversificati tra loro. Quindi si divide la classe in gruppi e si mettono sul tavolo una serie di oggetti, anche piccoli, non necessariamente cose grandi che ingombrano, anche cose piccole. Ma l'importante è che siano diversificati, uso e getta, commercio ecosolidale, chilometro zero, made in Italy, made in altro paese e così via. Il docente scrive su un foglietto i prezzi di ciascun oggetto, ovviamente un valore approssimativo, non è che dobbiamo stare lì proprio con il prezzo del negozio. E prima di esporre i prezzi agli studenti, invita loro ad esprimere la loro idea di prezzo. Quindi io, ad esempio, ecco, ho questo burro di cacao, lo metto sul tavolo e dico: ragazzi, quanto costa secondo voi questo burro di cacao? E loro diranno un prezzo. Ho questa penna, quanto costa secondo voi questa penna? E così via. Una volta che i ragazzi hanno, questo li invita anche appunto a riflettere sul valore tra oggetto e prezzo con cui viene venduto. Una volta fatto questo esercizio di scambio, il docente assegna un budget figurativo che può essere anche diverso a ciascun gruppo e il gruppo dovrà in qualche modo fare gli acquisti, cioè acquistare gli oggetti che trovano sulla cattedra, scegliendo possibilmente di acquistare quanto più possono votando con il portafoglio. Ovviamente non tutti acquisteranno, dando la parola a rotazione, magari qualcuno acquisterà un prodotto durevole, qualcuno a chilometro zero e così via. Poi ovviamente nell'acquisto ricadranno anche prodotti meno virtuosi, ad esempio il bicchiere di plastica, però questo aiuta proprio i ragazzi nella scelta del porsi davanti a diverse opzioni e a scegliere quella che è disponibile o quella che più risponde a criteri di sostenibilità. Un'altra attività proposta è quella che collega il tema di prezzo e valore. Ogni alunno elenca su un foglio 5 oggetti, 3 oggetti, vedetelo voi, insomma non è così stringente il numero, che ha ricevuto in regalo in passato e a ciascuno indica anche il prezzo orientativo. Nel caso non fosse a conoscenza può chiedere ovviamente supporto al docente. Dopodiché, oltre al prezzo, abbina su una scala da 1 a 5 o da 1 a 3, se sono 3, il valore che lui gli dà o lei gli dà. Quindi, al di là del prezzo, che valore attribuisco io a questo oggetto che mi è stato regalato? E questo, diciamo così, potrebbe corrispondere l'oggetto che vale di più per me ha anche il prezzo più alto, oppure l'oggetto che ha il prezzo più alto per me vale di meno. E quindi, di nuovo, un esercizio che li fa lavorare sulla differenza tra prezzo e valore. Okay. Io interrompo la condivisione di questa scheda. Sempre se ci sono domande ditemelo. E nel frattempo apro l'altra. E la ricondivido. Il modulo di consolidamento di quello sul voto col portafoglio è un modulo sulla finanza etica, perché le due cose sono molto legate e ora capiremo il perché. Un ambito infatti in cui si sta sempre più affermando il voto col portafoglio è quello della finanza. Prima di entrare su questo parallelismo tra voto con il portafoglio e finanza etica, noi abbiamo riportato un chiarimento sul termine investimento, perché ovviamente dei bambini della scuola media
potrebbero non aver mai incontrato questa parola nella loro formazione o a casa dai genitori. E quindi la prima cosa da fare è chiarire che cosa significa investire il denaro, che significa ovviamente comprare delle quote di un'azienda, nel caso delle azioni, cercando di ottenere un profitto. Quindi io presto il mio denaro a un'azienda che in cambio mi dà una sua quota all'azione e spero a fine anno che questa azienda abbia fatto utili e quindi possa redistribuire a chi ha acquistato le azioni un po' di questo profitto. Ovviamente in questo processo citiamo nella scheda che non c'è il rischio zero, perché questo è uno dei concetti di base dell'educazione finanziaria. Quindi l'investimento a rischio zero non esiste. Se io investo il mio denaro posso ottenerne un profitto perché l'azienda appunto ha prodotto un utile, oppure posso anche non avere niente per quell'anno o anche perdere il mio denaro. Quindi abbiamo dato questo inquadramento del tema di investimenti. Cosa significa investimento? Poi portiamo i ragazzi a immaginare questa situazione di avere un capitale per acquistare un pacchetto di azioni con due possibilità. La prima ci offre il 5% di rendita, la seconda è il 2,5% di rendita. Qui i docenti di matematica potrebbero trovare anche degli agganci, perché ovviamente potrebbero fare un piccolo problemino, no? Con questa proposta. In prima battuta noi così a caldo diremo: beh, io investo ovviamente su quello che mi rende di più. Però non tutti fanno questo ragionamento. Ci sono degli investitori che prestano il loro denaro a delle aziende che magari rendono meno, ma che hanno dei principi etici molto forti. C'è sotto poi un richiamo a quando sono nati queste prime spinte verso la finanza etica. Dagli anni 20, diciamo così, vedete, non si acquistarono negli Stati Uniti, decisero di boicottare un po' le aziende che producevano armi, tabacco, pornografia e così via. Negli anni 80, con la nascita dei movimenti ambientalisti e pacifisti, questo tipo di finanza si è sempre più diffusa. Quindi, se da un lato nella prima scheda abbiamo visto che io posso comprare prodotti di uso quotidiano scegliendo e premiando le aziende che rispettano determinati criteri, anche quando investo il mio denaro sperando di ottenerne un ritorno, io posso in qualche modo investirlo nelle aziende che sono attente a rispettare i criteri di ambientale, sociali e di gestione. Ecco, vedete, anche in questo caso i fondi di finanza etica che selezionano le aziende in cui investire escludono il tabacco, l'alcol, il gioco d'azzardo, forniture militari e così via. O chi collabora con regimi di oppressione o di sfruttamento minorile. Quindi anche in questo caso si può dire che per un'azienda che cerca del denaro, per questo le aziende fanno le azioni per ottenere denaro dal mercato, ovviamente è importante rispettare determinati criteri perché altrimenti chi investe il denaro non le sceglie. Adesso vi farei vedere un video, perché così ogni tanto interrompo anche la mia voce, e questi video sono anche inseriti all'interno delle schede, che spiega l'investimento sostenibile e responsabile. Ok? Dovrebbe anche sentirsi, che ho messo l'audio. Che fine fanno i tuoi risparmi quando li investi? Tu puoi deciderlo e produrre cambiamento. Come? Attraverso l'investimento sostenibile e responsabile. Che cos'è? È una strategia di investimento che nella selezione delle imprese e istituzioni in cui investire, oltre agli aspetti economico-finanziari, guarda anche agli aspetti ambientali,
sociali e di buon governo. L'investimento sostenibile e responsabile è quindi in grado di conciliare obiettivi di investimento e contribuire al benessere della società nel suo complesso. Per saperne di più, chiedi al tuo consulente di investimento. Ecco, vedete, questo qui è un video che abbiamo segnalato nella scheda per il docente, che è molto carino, anche da molto semplice, molto breve, per illustrare l'investimento sostenibile e responsabile. Ricondivido la scheda. Le attività. L'attività proposta in questo caso è una sola, perché è un'attività bella corposa. Dividere la classe in più gruppi. Alcuni gruppi saranno le aziende, altri gruppi saranno gli investitori. I gruppi che rappresentano le aziende devono elaborare una breve descrizione con il nome e l'attività dell'azienda e quali criteri ambientali, sociali e di gestione adotta. Ciascun gruppo espone la propria idea di impresa sostenibile. I gruppi che rappresentano invece gli investitori dovranno decidere se investire o meno in questa azienda. Quindi si può fare un'esposizione di tre gruppi che fanno le aziende, mentre i gruppi che fanno gli investitori, in maniera autonoma, magari scrivono su un foglio quale azienda scelgono tra le tre che hanno sentito. E quindi poi invece gli investitori possono restituire l'obiettivo della scelta di investimento ai gruppi che hanno presentato le aziende. Ovviamente questa è un'attività, come dicevo, corposa, quindi non so se in 60 minuti sarà possibile esaurire sia gli argomenti che abbiamo visto prima, sia l'attività. Ma magari i gruppi che rappresentano gli investitori potrebbero svolgere a casa il loro compito e l'indomani o il giorno quando il docente lo reputerà fattibile riporteranno insomma la scelta di investimento che loro hanno fatto e la motivazione. Anche in questa scheda abbiamo concluso di portare per il prossimo modulo del materiale di scarto in questo caso. Quindi nell'altra scheda era qualsiasi tipo di materiale con fattezza diversa. In questo caso avvisare gli alunni di portare del materiale di scarto che va di solito nei processi di riciclo. Interrompo la condivisione e vado ad aprire la scheda numero 25. Allora, finora abbiamo parlato sostanzialmente di, diciamo, scenari, modelli, informazioni. Nella scheda 25 invece iniziamo a parlare di cosa possono fare i ragazzi, cioè di azioni che loro stessi possono mettere in campo per essere cittadini sostenibili, sia dal punto di vista dell'ambiente sia dal punto di vista del risparmio e del denaro. La scheda infatti si chiama proprio Diventare cittadini sostenibili. Facendo un piccolo richiamo appunto al fatto che la sostenibilità è non solo ambientale e che il nostro pianeta ha comunque dei limiti oggettivi, in questa scheda si presentano i contributi che quotidianamente ciascuno di noi può mettere in atto con semplici azioni per rendere il mondo un posto migliore, e si parla sostanzialmente delle R della sostenibilità. Queste probabilmente voi le conoscete molto bene, però richiamarle non è mai di troppo. A queste R noi ne abbiamo aggiunta una, che è risparmio, risparmiare, che di solito ci sono riuso, riutilizzo, riciclo, anche in inglese reuse, reduce, recycle,
risparmiare per noi è una R che si abbina benissimo con la sostenibilità. In questa scheda introduciamo poi, proprio perché ci sono parole chiave come riciclare, riutilizzare, ridurre, il concetto dell'economia circolare, quindi che è di nuovo un approccio economico. Prima abbiamo visto l'economia civile, adesso vediamo l'economia circolare, che è un modello economico legato alla produzione e all'utilizzo dei beni. L'economia circolare, forse qualcuno di voi la conosce già, ma è un'economia che sposta l'attenzione non sul produrre sempre nuove cose, e quindi nell'immettere nuovi rifiuti e così via, ma sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i prodotti esistenti. Perché dal rifiuto può nascere altro e può essere trasformato in una risorsa. Vi faccio vedere anche in questo caso un video che ha sotto, che sono in, qui ci sono due video in inglese, quindi potrebbe essere carino anche fare un collegamento interdisciplinare con questa scheda. E ci sono dei video, appunto, prendo questo, che spiega molto bene che cos'è l'economia circolare. Ecco. Vedete, sotto c'è la traduzione. Quindi potrebbe anche essere carino dare ai ragazzi il compito di, non so, di sentirlo in inglese e di in qualche modo di tradurlo poi in italiano. Incentive consumes on average 14 tons of raw materials per year and produces every year 5 tons of waste. And yet this waste, these products and these materials could be reused, repaired or recycled. This is the principle of the circular economy, a concept promoted by the European Parliament. The aim is to move away from the linear model that's been predominant since the Industrial Revolution. It's time to break with the take, make, use, dispose pattern of growth. In its place, we're to have a circular economy where the life cycle of products is extended to reduce the use of raw materials and the production of waste. Raw materials, design, production or remanufacturing, distribution, consumption, use, reuse or repair, collection, residual waste leaves the cycle. Recycling of what can be recycled. In order to reinsert these raw materials at the beginning of this new endless cycle. Ecco, qui ci sono, in questo video ci sono molto breve, in questo caso, che però con delle animazioni molto carine spiega benissimo il concetto di economia circolare. Attività. Allora, nel modulo precedente avevamo detto di portare degli oggetti di scarto. Anche in questo caso si può lavorare a gruppi. E possono costruire dei salvadanai o dei giochi con questi oggetti di materiale riciclato. Abbiamo messo delle, esempio, tappi di bottiglia per colorare una scacchiera o per colorare una cornice per le foto. Con le bottiglie di plastica si può giocare a bowling, costruire un salvadanaio con la scatola e decorarlo con pezzi di stoffa e così via. Alcune idee creative le trovate negli allegati, non ve li sto a far vedere, però se magari volete fornire degli spunti in classe ai ragazzi, potete anche stampare gli allegati e lasciarglieli. Un'altra attività che abbiamo proposto in questa scheda è quella di svolgere una ricerca, per esempio dall'aula informatica o da casa, sull'economia circolare. Ci sono diversi esempi in Italia di economia circolare di aziende molto virtuose. Abbiamo messo un link. Qui quindi trovate voi stessi degli esempi e inoltre, sempre come attività, essendo voi vicini a Siena, sappiate che l'isola ecologica di Siena Ambiente
offre proprio la possibilità di fare visite didattiche alle scuole per un approfondimento sul tema del ciclo dei rifiuti. Quindi in questo caso sostanzialmente sarebbe carino anche per voi prenotare una visita, dato che siamo all'aperto anche in questo caso, magari a questo impianto sostanzialmente, per far toccare con mano e per far vedere ai ragazzi quello di cui stiamo parlando. Su questo ci sono dubbi, domande, riflessioni fino a qua? No. Ma sì, sono Cristina Fommei. Sì, il fatto, ad esempio, l'attività precedente, quella sull'investimento, è sicuramente molto interessante. Io diciamo che con i ragazzi cerco di dare delle informazioni riguardo ad esempio il mutuo, i prestiti, e già lì incontro diciamo un po' delle difficoltà da parte loro. Quindi ecco, ragazzini di prima, spiegare l'investimento il tutto corredarlo di attività nel giro sempre di un'ora, la vedo sinceramente un'impresa ardua. Ecco, nel senso, temo che siano delle informazioni o dei concetti che alla fine poi vengono dati un pochino superficialmente, che non ho il tempo poi di approfondirli, cioè li posso approfondire poi successivamente, va bene, nelle mie materie, però ecco, lì finalizzate temo che sia, diciamo, riduttiva un'ora per spiegare un concetto così importante e contemporaneamente fare anche tutto il resto delle attività. Vedo che i tempi lì sono molto, diciamo, ben serrati, 25 minuti, 5 minuti, 10 minuti, così. E alcune volte i bambini, soltanto per organizzare, ad esempio, anche il gioco di portare l'ultimo gioco, no? Che abbiamo visto, di portare il materiale, di dividersi in gruppi, di progettare il lavoro e poi giocarci anche in 25 minuti, loro non riescono nemmeno a mettersi d'accordo su che cosa fare, insomma, ecco. Non lo so, mi sembra come se, cioè, mi sembra che, ecco, che i tempi siano un pochino troppo teorici e poco calati sulla realtà poi delle classi. Sì, se posso mi associo e confermo quanto detto dalla collega, siamo anche colleghe d'istituto. E io insegno lettere, per cui diciamo il discorso investimenti eccetera si affronta chiaramente facendo il percorso storico dal Medioevo in poi, e continua a essere un concetto difficile anche in terza, dopo diciamo una serie di esperienze anche di contenuti. Quindi sicuramente i tempi sono abbastanza ridotti, più che altro perché i contenuti e le conoscenze di alcuni concetti non ci sono, quindi magari qualche volta si può rischiare di rimanere sulla superficie del gioco ma di non arrivare poi a un cambio di comportamento. Ecco, questo è soltanto il dubbio che mi viene. Poi indubbiamente sono attività sicuramente, cioè sono tematiche fondamentali e assolutamente imprescindibili, che devono comunque passare nel percorso di educazione civica, di questo sicuramente. Ecco, sicuramente i tempi sono stretti. Ecco. Allora, sui tempi, che dire, io concordo con... Scusate, non avevo attivato il video, mi sembra una cosa maleducata, ma non me ne sono accorta, ho parlato parlando dall'icona. Allora, sostanzialmente sui tempi io concordo con voi. Diciamo che il format di School Food è per tutti uguale come tempistica, e questa è una scelta fatta dai promotori del progetto a monte,
però devo dire che deriva da anche anni di esperienza pregressa, perché ad esempio, ora non so qui a farvi la storia, però per esempio prima non c'era differenza tra un modulo base di consolidamento, cosa che è stata fatta proprio per in qualche modo facilitare la suddivisione degli argomenti. E per lasciare magari ai docenti libertà di scegliere quali moduli fare. Sulle attività, noi, come dicevo all'inizio, io, Laura e i colleghi della Fondazione andiamo in classe e quindi sappiamo benissimo che fare la spiegazione, fare l'attività porta via tempo, porta via sicuramente del tempo. La cosa che il vantaggio che si può avere è che molte attività di quelle non è necessario che vengano svolte proprio in classe, potrebbero essere lasciate come compito a casa. E quindi questo, oppure alcune sono inserite come uscite. Questo potrebbe essere un modo per distribuire le attività da fare, per il nostro strand. Ancora ce ne sono due su dei moduli, non è necessario farle entrambe. Ovviamente poi la scelta è autonoma da parte del docente, potrebbe anche decidere di fare solo la scheda senza fare l'attività se il tempo è tiranno ed è quello che è. Un'altra cosa che volevo dirvi, noi come FEDO abbiamo un programma per le scuole medie completamente dedicato ai temi di educazione finanziaria. Quindi partiamo dal capitale umano, poi c'è tutto il tema delle spese, del bilancio familiare, cosa che troveremo anche in questo, però poi il proseguimento è dato su cos'è un conto corrente, cosa significa investire, il mutuo e così via. Quindi, come dire, se questi argomenti vi interessano e magari fate fatica a esporli senza una base di materiale predisposto, potete, sempre iscrivendovi sul sito che ha fatto vedere Laura prima, vi potete scaricare i nostri materiali. Inoltre noi siamo anche a disposizione perché molto spesso facciamo delle lezioni noi stessi o degli eventi plenari, quindi adesso sono digitali, ma insomma ci si può collegare da diverse parti d'Italia. Alcuni sono proprio delle conferenze spettacolo, ad esempio. Quindi quello che posso dirvi per aiutarvi su questo fronte è che se voi avete piacere, magari nel corso dell'anno, prima di fare il nostro modulo o dopo fatto il nostro modulo, per affondare su alcuni argomenti che necessariamente con Food avete toccato superficialmente, ovviamente noi siamo anche a disposizione. Ecco. Quindi, posto che il tempo, come dicevamo prima, è sempre poco farlo in un'ora, e che School Food è un progetto bellissimo, è bellissimo, ma che occupa tante ore ovviamente nella programmazione, qualora vogliate, riteniate opportuno approfondire alcuni argomenti o sentiate il bisogno, l'esigenza di avere un ulteriore passaggio su dei temi economici più che di sostenibilità, la nostra fondazione fa questo. Ecco. Quindi come supporto, come aiuto, io posso dirvi che potete scriverci, potete rivolgerci a noi. Nelle schede finali la vedrete proprio la possibilità di richiedere il supporto di un tutor. Quindi avete magari anticipato qualcosa che vi avrei detto sulle ultime due o tre schede, perché abbiamo proprio previsto questa possibilità. E, detto questo, anche professoressa, la risposta potrebbe anche essere quella di: è vero trattare superficialmente degli argomenti, però è vero anche che magari siamo in prima media, quindi potrebbero essere ripresi anche l'anno successivo, cioè dare una nozione di investimento come nella scheda, quindi persone che hanno del denaro a disposizione lo prestano alle aziende comprando un titolo che si chiama azioni e per il quale si aspettano un ritorno economico. Ecco, questo è una definizione molto semplice. Sono d'accordo con lei che però per comprendere ci vorranno quei 10 minuti, ecco, sostanzialmente, solo per dire questo. Però dicevo, si possono trattare, seppur
consapevolmente in maniera superficiale e poi potrebbero essere ripresi, il vantaggio che sono in prima, potrebbero essere ripresi in seconda media con un focus più specifico, ad esempio sull'economia e sulla finanza, magari facendo un nostro percorso oltre a quello di School Food. Ecco, questo posso dirglielo. Sui tempi, sull'ora dei 60 minuti sappiamo che è molto vincolante purtroppo, però il format di progetto è questo. Allora, andando avanti, poi alla fine dell'anno è anche carino ricevere, perché i colleghi di Ask, insomma, ci mandano i feedback degli insegnanti che hanno fatto i moduli ed è molto carino poi leggere invece alcune perplessità iniziali che vengono superate quando si insegna, oppure magari aver trovato un docente che ha fatto un'attività e ci segnala delle problematiche comunque che si confermano rispetto a quello che aveva già detto. Quindi, non facevo tempo? Ok, grazie Laura, perfetto. Mi posso intromettere, tra virgolette, un attimo. Vorrei dire che la finalità di School Food è quella di stimolare anche i docenti a lavorare in un modo diverso da quello convenzionale al quale siamo tutti abituati. Quindi, quando emergono queste perplessità, in realtà, diciamo, siamo contenti perché significa che abbiamo fatto centro. Ecco, io posso, dalla mia esperienza, rassicurarvi sul fatto che se si cerca di avere un'elasticità mentale, che può essere anche quella di non vedere il modulo come un'imposizione che deve iniziare dove c'è scritto apertura e terminare con l'attività di chiusura, ma come un'indicazione e quindi anche di scegliere quale attività fare e come proporle, e anche accettare il fatto che magari non si riesce a fare la chiusura, piano piano si capisce che comunque abbiamo lasciato un seme. E i ragazzi sono molto ricettivi a questo. Anche a volte abbiamo concluso lezioni che io dicevo, boh, è finita l'ora e mi sembra di non aver fatto niente, e invece poi gli argomenti erano tutti rimasti. Ovvio, non è sempre così, però spesso gli argomenti con l'attività rimangono. Quindi magari i primi moduli staremo troppo sulla teoria, e quindi ci sarà poco tempo per l'attività. Le volte successive si imparerà a calibrare la nostra parlantina, a dare modo a loro di parlare e poi con l'attività consolidare quello che è l'obiettivo. Comunque rimane sempre lo stesso discorso di ieri, i moduli sono organizzati base e consolidamento proprio perché in caso in cui non riusciste in un'ora a terminare il modulo di base, il modulo di consolidamento serve, cioè l'ora di consolidamento viene utilizzata per terminare il modulo di base senza perdere il filo del discorso. Spero di avervi rassicurato. Posso dire una cosa in merito a quest'ultimo intervento? Cioè, mi è capitato l'anno passato di lavorare con alcune prime e nuove, quindi l'ingresso scuola media, e avevano partecipato al progetto School Food alle elementari. Trattando poi nuovi argomenti, tecnologia, economia circolare, sviluppo sostenibile, loro sapevano un sacco di cose perché le avevano già fatte con School Food. E questa cosa del ritorno, se me ne sono resa conto, cioè mi hanno proprio detto: ma noi abbiamo già trattato queste tematiche l'anno scorso in quinta elementare. E allora è stato anche più semplice lavorare col programma di tecnologia, ovviamente, perché ci siamo trovati nelle condizioni di sapere già alcune nozioni fondamentali. Lei Ecco, dove questa è insegna, per curiosità? l'Istituto Comprensivo Lorenzetti. Sovicille. Sovicille, ok.
Benissimo, bene. Grazie, grazie dell'intervento. Niente. Allora, io proseguo nell'esposizione della scheda 26, siamo al giro di boa perché sono 10, quindi andiamo con la numero 26. Prendo. Eccola qua. Questa scheda 26 è focalizzata sul tema del risparmio, quindi qui entriamo direttamente sul tema più economico e finanziario. Dopo aver parlato dell'investimento prima, adesso parliamo di risparmio. Il denaro lo presentiamo noi come una risorsa, quindi al pari di aria, acqua, cibo, ma ovviamente anch'essa è limitata, quindi è esattamente come gli altri, quindi in tal senso va trattato. Con il risparmio si sposta, diamo una definizione di risparmio, che è non solo il mettere da parte, ma anche spostare una disponibilità economica nel tempo. Io metto da parte oggi quello di cui non ho bisogno per obiettivi futuri. Ma non solo mettere da parte, perché per risparmiare dobbiamo anche fare attenzione a quando compriamo qualcosa. E qui si parla di differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie, quindi gli ordinari di tutti i giorni, le straordinarie che si fanno una volta tanto e hanno importo elevato. Poi si introduce la differenza tra spese necessarie e spese superflue. Si introduce poi il concetto di pianificazione, che verrà ripreso nella scheda successiva, come attenzione all'equilibrio tra entrate e uscite e al fatto che ogni famiglia ha delle entrate, uno stipendio, il salario, un reddito da autonomo oppure anche affitti, rendite da affitto. Che però sono diverse da quelle di un'altra famiglia e quindi ogni famiglia ha una disponibilità economica diversa, ma tutti devono fare i conti, per usare un gioco di parole, con quanto loro hanno a disposizione. Si richiama poi all'importanza ovviamente di mantenere in equilibrio le entrate e le uscite, anche perché non tutto è prioritario e quindi tutti noi dobbiamo fare delle scelte quando vogliamo acquistare qualcosa. Tra le attività abbiamo proposto la lista delle priorità, quindi scrivere su un foglio tutto quello che vorremmo avere, sottolineare in giallo o altro colore, quello che volete, insomma, ciò che è necessario, in arancio ciò che è utile ma non necessario e in rosso ciò che vorremmo ma che è semplicemente uno sfizio. Poi si dà un ordine a questa colorazione partendo appunto dal giallo, che è necessario, poi l'arancio e poi il rosso. E così, diciamo, si fa una lista di bisogni e di desideri e capiamo quanti sono i desideri e quanti sono i bisogni. Un'altra attività sempre grafica che abbiamo proposto è quella di disegnare un sacco. Abbastanza grande, quindi su un foglio grande, e scrivere all'interno qualità, oggetti, esperienze che desiderano fare, avere o vivere, ma che ancora non hanno. All'esterno del sacco, invece, qualità, oggetti, esperienze che già hanno e che apprezzano molto. Al termine del tempo, l'insegnante può condividere anche su un cartellone tutte le risposte e avviare una discussione con la classe. Siete soddisfatti di quello che avete? Quanto vorreste di più? Mettereste a rischio quello che già avete per qualcosa di nuovo e così via. Quindi dare delle domande stimolo rispetto a quanto hanno i ragazzi e quanto vorrebbero. Di nuovo, questo è un esercizio che li fa lavorare su cosa è necessario, cosa è superfluo, cosa posso comprare o cosa ho già. Questa, ecco, è una scheda molto, molto semplice, ma molto carina da svolgere. Allora, chiudiamo la scheda 26 e apriamo la 27. Che come dicevo,
riprende il tema della pianificazione. Dopo aver detto che appunto le entrate e uscite devono essere in equilibrio, diciamo che come si fa a tenerle in equilibrio e a controllarle? Vediamo lo strumento del bilancio familiare, che può essere teso come un prospetto delle entrate e delle uscite per verificarne l'andamento. Questo prospetto ci è utile per poi sommare le voci entrate e le voci uscite. Se le entrate e i redditi sono superiori alle uscite, ovviamente la famiglia ha prodotto un risparmio. Invece, se la famiglia spende più di quello che entra, più di quello che guadagna, la ricchezza finale diminuisce. Riprendendo questo concetto e auspicando e sottolineando il fatto dell'importanza che in qualche modo si dovrebbe rispondere alla prima dinamica, quindi cercare di lasciare sempre da parte qualcosa, iniziamo a parlare di come vengono custoditi questi risparmi. Si fa riferimento a quello che magari alcune persone fanno, che è tenere in casa da qualche parte i soldi, ma sconsigliamo di farlo perché da una parte un ladro potrebbe entrare e rubarli, dall'altro il denaro perde valore di acquisto perché è il fenomeno dell'inflazione. E in questo video, che io adesso, se volete, ve lo mostro, ma non ve lo farei vedere, che è molto semplice, molto divertente, spieghiamo bene il concetto di inflazione. Quindi noi diciamo che l'ente preposto a tenere i risparmi è la banca, perché allo stesso tempo mette anche a disposizione dei servizi per gestire questo denaro e per pagare, tra cui il servizio di conto corrente, che è appunto lo strumento che tutte le persone hanno in banca per poter depositare denaro e per poter utilizzare gli strumenti di pagamento. L'attività proposta è quella dell'analisi del bilancio di una famiglia qualsiasi. Forniamo anche un esemplificativo allegato, dove il docente può prendere spunto oppure può anche fornire ai ragazzi per stimolarne il dibattito e chiedergli quali sono le principali voci di spesa, sono riusciti a mettere da parte, dove avrebbero potuto risparmiare e così via. Successivamente l'insegnante attribuisce un importo fittizio di paghetta agli alunni, anche divisi in classi, in gruppi, come se fosse una famiglia, quindi che potrebbe essere lo stipendio più che la paghetta, e li invita a elencare gli oggetti da acquistare nell'arco di un mese o di una settimana. L'importo non deve essere elevato perché altrimenti hanno gioco facile i ragazzi. Una volta che i ragazzi hanno fatto la lista, si tira la somma del costo e si valuta se quello di cui hanno bisogno o quello che vorrebbero comprare sfora l'importo della paghetta o dello stipendio, e se ciò avviene, quali sono le possibili strategie, ad esempio rimandare al mese successivo, fare un secondo lavoro per incrementare la paghetta e così via. Questa è l'attività proposta per questo modulo sulla pianificazione. Andando avanti, chiudo questo e analizziamo il 28. Gestire il denaro e le forme di pagamento. Vedete, qui stiamo andando sul finale dello strand verso più temi di educazione economica vera e propria. Quindi siamo partiti da un concetto di sostenibilità, di modelli economici che lavorano e aiutano il raggiungimento di obiettivi sostenibili, ma questi modelli economici necessitano di persone che si approcciano al denaro e che
utilizzano il denaro secondo criteri responsabili e consapevoli. E quindi qui siamo proprio sull'utilizzo quotidiano dei pagamenti e del denaro. Questo modulo si apre con una ricognizione della storia dei pagamenti. Di nuovo qui c'è un aggancio con la storia, ad esempio. Si parte dal baratto, si passa a indicare la comparsa delle prime monete di metallo e poi delle banconote, per arrivare sostanzialmente alla diffusione delle carte di pagamento che c'è stata in Italia negli anni 80. Si fa poi un focus con quelle che sono le caratteristiche delle carte di pagamento, perché si vuole portare i ragazzi a riflettere proprio su le modalità digitali di gestione del denaro. Tra l'altro, questo modulo, che aveva solo due schede l'anno scorso, quest'anno è stato ampliato di una terza scheda, su richiesta dei docenti che hanno svolto il percorso, perché loro stessi hanno rilevato come questi argomenti siano di effettiva attualità e di effettivo interesse per i ragazzi e che quindi sostanzialmente il tema dei pagamenti digitali è qualcosa che loro ritengono opportuno trasmettere ai ragazzi, anche alle medie. Quindi si va a descrivere le caratteristiche comuni delle carte di pagamento e poi si fa una puntuale differenza tra carta di credito, carta di debito e carta prepagata. Ovviamente qui il concetto da stressare è quello che il funzionamento, cioè scusate, le caratteristiche sono sempre uguali, quindi una tessera di plastica che ha anche un PIN, ma la carta di credito toglie i soldi successivo, la carta di debito, perché il bancomat non si chiama bancomat, come comunemente tutti noi diciamo, la bancomat sarebbe il circuito, si chiama carta di debito, e la carta di debito li toglie i soldi dal conto subito. E quindi se io penso di non avere abbastanza soldi per fare un acquisto questo mese, primo non dovrei farlo a meno che non sia una cosa di fondamentale importanza. Secondo, quale tra questi due strumenti scelgo? E poi si passa a spiegare anche la carta prepagata. La carta prepagata è qualcosa che poi loro molto spesso conosceranno di lì a breve, perché molti ragazzi le hanno già alle medie. Quindi è uno strumento che loro si troveranno ad usare abbastanza rapidamente. Io non entro nel dettaglio degli strumenti perché penso che voi li conosciate benissimo. Qui quello che vi dicevo prima, per il presente modulo e per quelli successivi è possibile richiedere l'intervento di un tutor FEDUF che insieme all'insegnante potrà svolgere gli argomenti dei moduli. Ovviamente l'incontro credo che ancora per quest'anno si svolgerà a distanza. Basta fare richiesta all'indirizzo email che trovate lì, che è il nostro indirizzo dedicato alle scuole, specificando appunto che si tratta di una richiesta nell'ambito del progetto School Food, il vostro nome, il nome della scuola e i recapiti, così noi vi scriviamo, vi sentiamo e ci mettiamo d'accordo per svolgere questi moduli. Ovviamente come FEDUF possiamo fare il contenuto del modulo, ma non avremo tanto modo di seguire l'attività, questa può essere lasciata a voi anche come compito a casa o farla in un secondo momento. Considerate che lo scorso anno, sempre per tornare su un tema di tempi e di ore, ce lo hanno richiesto, delle scuole e abbiamo fatto magari un'ora e mezza, perché ovviamente c'era anche l'intervento di un tutor esterno in questo caso, quindi erano due voci che facevano la lezione e quindi abbiamo allungato un pochino il tempo. Le attività proposte sono quelle di distribuire una carta di credito disegnata, ma vuota, cioè scusate, una carta di credito disegnata con tutti gli elementi. Noi negli allegati diamo la possibilità di stampare questa carta di credito che vedete qua, quindi non dovete ricostruirla voi, ma ve la trovate già. Poi il docente può scrivere alla lavagna una serie di parole da collegare alla carta.
per denominare gli elementi, le parole dovranno essere in più rispetto a quelle effettive. Quindi, oltre a numero, scadenza, firma, codice di sicurezza, il docente potrebbe scrivere IBAN, PIN, POS, ATM, assegno, qualsiasi altra cosa che gli venga in mente. E i ragazzi potranno o disegnare i ragazzi dovranno abbinare le parole agli elementi della carta. Fatto questo, potranno anche disegnare la propria carta personalizzata, se lo vorrete, e fare un bel collage sempre con le carte di credito che hanno disegnato i ragazzi. È possibile anche visionare un video sull'evoluzione dei pagamenti nella storia, e l'attività collegata potrebbe essere quella di far disegnare una linea del tempo che metta in evidenza i principali passaggi evolutivi degli strumenti di pagamento. Un bel cartellone lungo, ai miei tempi si usava la linea del tempo, ora non so se si usa più, magari no, che appunto indica le principali tappe di evoluzione dei pagamenti. Volevo provare a vedere, se si vede il video, così ve lo condividevo. Tolgo innanzitutto la scheda. Provo a mandare live il video, così vediamo se riusciamo a vederlo. Sì. Allora, ricondivido anche l'audio. Questo è il video che può essere o mostrato così o collegato all'attività. Potete anche far vedere sul video, sempre per i motivi di tempo di cui parlavamo prima, naturalmente. Ma sta facendo vedere il video? Sì. Vediamo la condivisione. No, non la vediamo, ma nemmeno si sente. No. Non si vede e non si sente. Non vedete la condivisione? Stavo rispondendo alla persona che aveva detto non sento. No, non si vede e non si sente. Allora, aspettate, che stavo rispondendo anche innanzitutto c'è solo musica, quindi anche se non sentite è musica. Perché invece prima sembrava una voce distorta all'inizio e poi è sparito tutto. No, allora c'è stato un problema. Comunque non c'è, cioè audio è solo musica, quindi se anche non lo sentite non preoccupatevi. Io lo ricondivido sperando che si veda quantomeno. Adesso lo vedete la pagina di YouTube? No. No. Ma Monica, vuoi che provi a condividerlo? No, aspetta. Ora? Sì, ora sì. Ok. Allora, provo, vado, eh. Vedete? Sì, vede se sente. Sì.
l'approccio, insomma, anche di questo, che secondo noi è molto carino, graficamente accattivante, e utile per fare anche un attivo, sia per descrivere l'evoluzione dei pagamenti, quindi agganci con la storia, sia con sia per fare quell'attività che dicevo prima, di fare un cartellone con la linea del tempo, no? Con le principali tappe dei pagamenti elettronici. Finora, come avete visto, ci sono, a mio avviso, tanti agganci interdisciplinari nel nostro modulo. C'è l'inglese con i video, la storia, ne abbiamo trovati tanti, la filosofia, che va bene, meglio non si fa, c'è italiano, c'è, perché ci sono delle terminologie specifiche, per esempio, c'è la scienza e tecnologia. Soprattutto negli ultimi tre moduli, questo che abbiamo visto, i successivi, come scienze e tecnologia, di nuovo ci sono tanti agganci, per non parlare poi di matematica, come abbiamo visto, anche nel calcolo, ad esempio, della rendita, dell'investimento, o nel bilancio familiare, somme, entrate, uscite, differenze e così via. Quindi avevamo concluso la scheda 28, che era quella che ci, dopo aver parlato di risparmio, dopo aver parlato di conto corrente, ci introduceva agli strumenti per gestire il denaro e in particolare agli strumenti elettronici. Andiamo alle ultime due schede. La scheda 29 è una scheda che abbina la sostenibilità ai pagamenti elettronici. E che voi direte, ma anche su questo si trovano elementi di sostenibilità? La risposta è sì, ovviamente, perché abbiamo provato a spiegarlo in questa scheda. La condivido. Eccolo qua. Noi apriamo la scheda affermando che quando scegliamo di utilizzare uno strumento di pagamento rispetto a un altro, in realtà stiamo mettendo in atto comportamenti più o meno sostenibili, e diamo degli elementi a supporto di questa affermazione. Innanzitutto, che il contante ha un costo. Ci sono dei costi di gestione del contante, di cui ammontano a circa 10 miliardi di euro l'anno. Sono dei costi legati alla sicurezza, legati alla stampa, legati al trasporto e così via. Quindi il contante va prodotto e ha un costo, che ovviamente viene ribaltato sui cittadini, ecco, di ogni paese. E quindi il costo del contante sostanzialmente lo paghiamo noi. E si dirà, però anche le carte hanno un costo, perché anche in quel caso sono di plastica e vanno colorate. È vero, ma innanzitutto sono più durevoli, e seconda cosa, permettono una tracciabilità del denaro, cosa che il contante non permette, perché col contante si lega anche il tema dell'economia del nero, dell'economia sommersa, che se sommato ai 9,5 miliardi di prima sono circa 40 miliardi di costi che vengono ribaltati sui cittadini. Quindi sostanzialmente, oltre che avere un costo, il contante è anche difficile da tracciare. Consideriamo poi gli impatti ambientali. Qui abbiamo messo dei numeri, sono dei numeri stimati ovviamente, ecco, però per darvi un'idea, che ci sono in fase di produzione delle monete, al trasporto di monete e così via, dei livelli di CO2 che vengono immessi nell'ambiente. Mentre le transazioni con carta hanno un impatto ambientale inferiore. Quindi anche in questo caso la risposta potrebbe essere che per l'ambiente è più sostenibile pagare con carte piuttosto che in contanti. A questi vantaggi strettamente ambientali e di sostenibilità si abbinano i vantaggi della sicurezza, perché ovviamente utilizzare carte di pagamento, seppure potrebbe dare l'idea di minore sicurezza, in realtà razionalmente, se uno ci pensa, ci sono degli strumenti che permettono un maggiore controllo e una maggiore tutela. Qui abbiamo provato a porre delle domande.
Ricordatevi sempre che questi sono i moduli per cui potete richiedere l'intervento del tutor, perché lo so che magari alcuni di voi stanno pensando, ma io non sono molto ferrato su questi argomenti, non ho esperienza nel mio insegnamento, quindi potrei fare più fatica a impostare una lezione su questo, però vi voglio ricordare appunto che c'è la possibilità di richiedere l'intervento del tutor. Qui abbiamo provato, come dicevi, qui ad esempio si mette in evidenza i costi del denaro che cadono su tutti, ma quelle delle carte di debito o di credito cadono sul singolo, perché non si parla dei costi, cioè le banche non è che lavorano gratuitamente, per cui questo non viene messo in evidenza, cioè quelli sono costi che ricadono sul singolo, poi per non parlare della privacy. Ogni volta che io faccio un pagamento con una carta, il mio pagamento dice com'è il mio stile di vita, cosa che non avviene con il contante. Cioè io faccio un pagamento pago con la carta di debito, una visita, pago con la carta di debito la palestra, pago con la carta di debito, probabilmente la mia privacy qui viene... Sì, ma la legge solo lei, non nessuno lo legge questo. No, non lo leggo solo io, lo legge anche la banca. Cioè la banca legge quali sono i miei spostamenti, non è che lo leggo solo io, cioè lo legge la mia banca. E poi sì, c'è il segreto bancario però a un certo punto, cioè nel senso mi va bene tutto, però mettiamo in evidenza anche quali sono i pro e i contro di una carta di debito e di credito, e non facciamo passare che la carta di debito ha soltanto delle cose positive, c'ha anche dei risvolti negativi. Allora, sui costi sì, però questi allora si sommano a quelli del contante, cioè mi spiego, a parte che è difficile dire quali sono i costi, perché ci sono molti conti che hanno le carte di debito a costo zero, quindi non hanno canone, soprattutto ad esempio i conti delle banche, non lo so, che hanno più operatività online, quelli la carta di debito non ha costo, ci sono dei conti che vengono offerti così. Quindi sì, però ad esempio anche questo della carta, cioè se vogliamo parlare di equità sociale, non sono un'equità sociale, perché ad esempio gli anziani che non hanno la possibilità, tanti si trovano in difficoltà a dover utilizzare conti online, sono da certe cose tagliati fuori, per cui ecco anche le carte. Un conto online è qualcosa di diverso però dalla carta. Sì, lo so che è una cosa diversa, però per dire che comunque le carte non è che poi non hanno costi, c'è un costo fisso comunque, poi ci sono delle cose quando vai a ritirare anche i soldi in banca, se vai presso la tua banca non hai magari una commissione, presso altre banche. Sì, questo è vero, però è anche il comportamento del singolo, cioè io vado a ritirare solo dalla mia banca, cioè fa parte sempre del comportamento responsabile e consapevole, per dire, quindi io posso ritirare dappertutto, però sapendo che nella mia banca non pago, perché devo ritirare da altre banche, per esempio. Quindi non è che non ci volte ci potrebbe essere anche l'esigenza di doverlo fare, perché vai nella tua banca e la tua banca non è disponibile, devi fare il giro della città per trovare lo sportello che della tua banca. Il caso isolato può capitare sicuramente, che la banca un giorno, lo sportello una volta sia non disponibile. Io, vabbè, abitando a Roma, sinceramente no, non ho questo, non mi capita, perché vicino a me ho diverse banche, ho diversi sportelli del gruppo, perché in molti casi anche il gruppo, non solo la banca, ma tutte le banche del gruppo ti permettono di non pagare. Comunque, sui costi delle carte, che è più difficile da quantificare, proprio perché c'è una disparità. Non so darle, io so quanto costa produrre, quei costi che sono indicati sono costi di produzione, di gestione del contante. Il costo del singolo
perché io posso scegliere una carta che ha un costo elevato, ma anche una carta che ha un costo pari a 1,50 € al mese, per dire, perché sono diversificate le offerte. Cosa ci deve portare a dire? Che in realtà in molti casi non si fanno alcuni approfondimenti che si dovrebbero. Cioè, mi spiego, io vi faccio l'esempio con il mio mutuo, ok? Che non è con la carta, ma per farvi capire meglio. Io ho un mutuo che pago per la mia casa. L'ho aperto circa 10 anni fa in una banca, che era la banca di riferimento che avevo sotto casa. Avevo una rata, a mio avviso, alta. Allora, sono andata in cerca di altre banche, quindi mi sono andata a prendere le informazioni per capire dove avrei pagato meno. E ho trovato un'offerta sul mercato per cui mi si è ridotta la rata di circa 350 € al mese. Ma questo che cosa vuol dire? Che in molti casi, diciamo così, le scelte di prodotti bancari e finanziari non sono dettate da analisi di quello di cui ho effettivamente ho bisogno o di una ricerca mirata, ad esempio, sui costi. In molti casi, come dire, c'è una tradizione di famiglia, c'è una comodità perché è sotto il mio ufficio e quindi vado da questa banca e non faccio un confronto, mentre per esempio quando compro un telefonino io valuto tutte le caratteristiche che ha. Quindi io concordo con lei sul fatto che anche le carte di pagamento hanno un costo, nessuno dice che non lo hanno. Dico però che entrambi gli strumenti hanno dei pro e dei contro. Noi ci siamo soffermati sul costo, io stavo andando sulla sicurezza. Se mi rubano il contante dal portafoglio, io l'ho perso. Se mi rubano una carta, io la blocco e non mi perdo niente. Se qualcuno fa una transazione con la mia carta, io avviso la banca e dopo un tot di tempo, facendo la denuncia se non l'ho fatta io, quel costo mi viene rimborsato. Allora, posto che hanno un costo entrambi, perché sul singolo ricade il costo della carta di credito, però io posso scegliere quale carta voglio attivare, per dire in molti casi, oppure posso scegliere solo di avere la carta di debito e non di credito. Allora in quel caso è compresa nel conto, per dirlo. Comunque, al di là di questo che ci sono dei costi, è innegabile che gli strumenti di pagamento hanno delle funzionalità che il contante non ha. Non a caso, e torno anche alla privacy, le spese mediche per legge ormai sono detraibili solo pagando con gli strumenti elettronici. Quindi non è la banca che, con tutto rispetto, guarda i movimenti del suo conto, perché gli impiegati di banca non è che stanno lì a guardare tutto quello che fanno i clienti nei loro conti, perché fanno altro di lavoro. Però non è la banca, ma la banca fornisce i dati nel momento in cui vengono richiesti dall'autorità, ha capito? Cioè, questo è il fatto. Cioè, nel senso, li fornisce se uno è un... È un cattivo pagatore, certo che li fornisce. Cioè, è volutamente tracciabile il... Cioè, si vuole... Ma per me questo è un vantaggio, non è uno svantaggio. Questo è la... secondo i punti di vista, perché esatto, se... È un vantaggio, è un vantaggio se vogliamo abbattere il nero. Per me è un grosso vantaggio. Sì, per abbattere il nero sicuramente, ma se io non voglio... Cioè io, se io comunque della mia privacy non voglio, cioè non voglio che vengano certi miei dati, certi, la banca, non ho capito a chi dà la banca. Voglio dire, le banche ormai possono, se su richiesta di autorità, possono dare, cioè i conti correnti. Sono tenute per legge. Sì, ma certamente, ma è ovvio che non è che è il singolo, però comunque è come, cioè, per me è una violazione della privacy, cioè come quando vado al supermercato e da quello che io compro, voglio dire, si può vedere il mio stile di vita. Ora non è che nessuno mi viene a guardare quello che io compro, però la carta di debito, vado alla Coop, vado alla Conad, vado, ripeto, da una parte o da un'altra,
È ovvio che cioè, il mio stile di vita viene tracciato in qualche modo. È così. Cioè, sì, viene tracciato, però io ripeto, e su questo la rassicuro al mille per mille, è visibile solo a lei, non è visibile ad altri. Cioè, né l'impiegato di banca si mette a guardare quello che lei fa sul conto, perché a meno che, come lei dice, non ci sia una richiesta dell'autorità competente o dell'autorità giudiziaria, ma quello è un altro campo. Cioè, se lei non paga la bolletta della CEA, perché io sono di Roma, dell'Enel, non lo so, si finisce nella centrale rischi. Che cosa significa? Che tu vieni segnalato, ma non è la banca che segnala questa cosa, per dire una cosa, ma è per legge che ciò avviene. Quindi sulla sua privacy, cioè che nessuno entri nei conti correnti, sono, cioè, glielo posso assicurare, soprattutto se stiamo parlando di conti correnti di operatività quotidiana, cioè non stiamo parlando di conti correnti di aziende per cui c'è una verifica di riciclaggio di denaro, di estradizione di fondi, ecco, sulle aziende magari potrebbe esserci. Sul privato, su questo, al di là del vantaggio e dello svantaggio, cioè mi sento abbastanza di rassicurarla che come privacy lei vede i suoi movimenti e chi le persone a cui lei dà accesso le vedono, cioè se persone le rubano i suoi dati, ovviamente hanno accesso, però che una banca si metta a tracciare e a studiare, se io vado alla Coop piuttosto che alla Conad o se vado a comprare un paio di scarpe, insomma non c'è mai capitato, sinceramente. Ecco. Detto questo, tornando al costo, che concordo con lei ci sia, ok, questo il costo c'è, uno può anche scegliere di dire io preferisco il contante anche se ha un costo, oppure preferisco le carte anche se hanno un costo. Però mentre il costo delle carte di pagamento lo sanno tutti perché ha un canone, nessuno sa che il contante ha un costo. Io, se io vi chiedessi a voi, sapevate che il contante aveva un costo a quanto ammontava? Probabilmente, correggetemi se sbaglio, se qualcuno lo sapeva già, non lo sapevate. Quindi la riflessione da far fare ai ragazzi è che sicuramente le carte di pagamento hanno un costo, hanno un canone, ma ce l'ha anche il contante. Di non credere che sia gratis, perché il contante non è gratis. Fatta questa distinzione, questo parallelismo, sui temi di sicurezza ovviamente il confronto non regge, perché se io devo vedere, mi rubano il contante, come dicevo prima, l'ho perso. Vado sulle domande della sicurezza, torno un attimo sulla scheda. Tanto che in realtà l'anno scorso questo è stato un tema, come dicevo prima, in cui ci hanno chiesto di potenziare l'argomento. Abbiamo fatto un'ulteriore scheda. Ce n'erano solo due l'anno scorso, quest'anno ce ne sono tre. Proprio per l'attualità di questi temi, i docenti dello scorso anno ci hanno chiesto di fare un'altra scheda. Ecco, vedete cosa succede se si sbaglia il PIN durante il prelievo, cosa fare se la carta viene rubata o perduta. Le carte possono essere clonate. Se viene addebitato un pagamento non effettuato dal titolare, si perdono i soldi. Ecco, questi sono fra i più comuni dubbi di uso delle carte a cui è bene che tutti sappiano qual è la risposta, anche i ragazzi delle medie. Per tornare sull'obiezione della professoressa, noi come attività abbiamo proprio proposto di elaborare una lista di caratteristiche e differenze di utilizzo tra contante e strumenti di pagamento elettronici. A titolo esemplificativo noi abbiamo dato dei possibili spunti che il docente potrebbe condividere. A questi spunti si possono aggiungere quelli che diceva la professoressa, da un lato sul considerare anche il canone che ricade sulla singola persona, e dall'altro, se si condivide
la preoccupazione sulla privacy e anche il tema della privacy. Quindi come attività abbiamo proprio previsto di poter elencare le caratteristiche, vantaggi o gli svantaggi del denaro contante e degli strumenti di pagamento, così da poterne parlare e potersi confrontare. Quindi non è che uno deve dire che è meglio uno che è meglio l'altro, però far conoscere le caratteristiche aiuta a comprendere lo strumento. E purtroppo su questo vorrei dirvi che il mondo va in questa direzione. Volenti o nolenti, questo sarà il mondo in cui questi ragazzi agiranno sempre di più. Le persone mature, che io concordo essere escluse dall'utilizzo di questi strumenti, in qualche modo saranno una generazione di passaggio, ma sicuramente i ragazzi che adesso sono in prima media, quando loro saranno alle superiori e andranno nel mercato del lavoro, vi dico che ci saranno degli strumenti che nemmeno magari noi oggi abbiamo in mente quali saranno quelli di utilizzo del denaro, quindi la realtà che loro vivranno sarà sempre più così. Allora, vado sull'ultima scheda. Ah, scusate, no, avevo evidenziato un video di Milena Gabanelli. L'avevo evidenziato sulla scheda per farvelo vedere. E eccolo qui, vedete? L'avevo proprio evidenziato e l'avevo già aperto, eccolo qua. Però devo ricondividerlo per l'audio, perché se no non vi si sente l'audio. Facciamo così. Ditemi se lo vedete o lo sentite. No, o lo sentite. Vedete? Si vede? Ok. Lo mando e dovrebbe sentirsi anche l'audio. Buongiorno, oggi facciamo il punto sul contante. Allora, tutte le organizzazioni sono d'accordo, tutti gli studi concordano, quando ne circola troppo incrementa l'illegalità. E in effetti chi non può fare a meno del contante? Chi ricicla? Gli spacciatori, chi fa le contraffazioni, chi evade, chi fa il nero e corrompe. E in Europa l'Italia è il paese che lo utilizza di più. Siamo anche un paese corrotto, la stecca gira sotto forma di bigliettoni dentro una busta, peggio di noi. Solo la Grecia e la Bulgaria, poi le stime, dipende da chi le fa. Siamo un paese di evasori, grandi e piccoli, ma i piccoli sommati formano grandi numeri e infatti abbiamo il primato anche nell'economia sommersa, fatta da decine di attività, pagano cash, dichiarano quello che vogliono o magari non dichiarano per nulla. Ora, noi cittadini, oltre a lamentarci se ci sono le liste d'attesa troppo lunghe negli ospedali, se mancano gli asili nido, se chi ha il disabile in casa sono fatti suoi, possiamo fare qualcosa, per esempio pagare sempre e tutto con mezzi tracciabili, non ha nessun costo in più. Certo, lo Stato deve scoraggiarne l'uso applicando un tetto bassissimo, non ha senso tenerlo a 3.000 euro. E poi permettere di detrarre una percentuale delle spese in modo da rendere più conveniente pagare 100 con fattura che non 80 senza. E poi obbligare le banche ad applicare agli esercenti, a tutti gli esercenti, commissioni più basse. E poi più ispettori del lavoro nel 2017 su oltre 140.000 aziende ispezionate, si è visto che cresce il numero dei lavoratori irregolari e quelli in nero. Sono in una lunga lista di settori e sono tutti pagati cash e questo vuol dire niente entrate fiscali, niente contributi versati. Spezzare questo meccanismo vuol dire, primo, meno concorrenza sleale, secondo, liberare le forze di polizia dal controllo sugli scontrini o le piccolissime imprese per concentrarle sulle grandi evasioni, quelle che non transitano dal contante ma dall'ingegneria bancaria. E questo vuol dire trovare finalmente le risorse per abbassare a tutti le tasse e di conseguenza innescare la crescita. Che ne pensate? Domani su questo, se volete, diretta Facebook alle ore 16. Oh, ovviamente è un video di qualche tempo fa, quindi la diretta Facebook non ce l'avete. Però questo non è un video adatto per i ragazzi della scuola. L'abbiamo messo tra
la bibliografia, che non è da condividere con i ragazzi, la bibliografia è per voi, proprio per avere degli elementi utili alla riflessione che facevamo prima. Vado sull'ultima scheda molto velocemente, che è quella che ci hanno chiesto di integrare. Ci hanno chiesto di portare un'ulteriore scheda su questi temi, e quindi questa è nuova, l'anno scorso non c'era. Ed è sempre sulla sicurezza e sulla protezione online e sull'e-commerce, proprio perché gli stessi docenti l'anno scorso ci hanno detto che i ragazzi sempre di più, da un lato vedono in casa che si acquista così, e i ragazzi dell'età di riferimento per voi ovviamente, e dall'altro sono sempre più vicini ad utilizzare in qualche modo siti online anche per fare loro gli acquisti. Quindi la cultura che loro stanno vivendo, alimentata, accentuata anche dalla pandemia, è sicuramente questa del comprare online. Allora, vado sulla scheda per condividerla. Eccola qua. Partiamo dal ricordare che esiste un fenomeno di truffa, purtroppo, che si è molto accentuato con il Covid-19, proprio attraverso l'utilizzo delle tecnologie elettroniche di denaro. I più comuni meccanismi sono quelli del phishing e del vishing. Il phishing, che magari tutti voi avete visto anche perché vi sarà capitato, serve a rubare dei dati personali, come il numero della carta di credito o le credenziali di accesso. Il phishing di solito viene attuato da truffatori che mandano false email apparentemente provenienti da una banca, da un istituto di credito o comunque da chi ha emesso una carta. Si dice che queste email sono molto simili a quelle reali e si riporta appunto un esempio di quello che è un testo di phishing, per far capire che è molto sottile la differenza. Ma ci sono anche dei piccoli trucchi per evitare di cadere in queste truffe. Di solito non sono email personalizzate e contengono un messaggio generico. Fanno molto spesso di toni, usano toni intimidatori, non riportano date di scadenza e così via. Quindi ci sono, se uno legge attentamente il testo, degli elementi che ci portano a pensare o quantomeno a valutare e chiamare la banca e dire: scusate, ma la vostra banca mi sta mandando questa email, questa richiesta di informazioni? E in quel caso ovviamente uno può confermare oppure dire di no. Si ricorda di non cliccare sui link di queste email, di diffidare di email con indirizzi web molto lunghi, con caratteri inusuali e così via. Di solito le pagine protette sono quelle che iniziano con HTTPS. S è il protocollo di sicurezza, questa lettera è fondamentale, due punti slash slash, e non HTTP. In questo caso è facile che invece sia utilizzato come indirizzo da un truffatore. Quindi la S è la lettera che fa la differenza. Il vishing, questo è più nuovo, è più sofisticato, perché utilizza anche la voce. Quindi di solito si ricevono delle telefonate che segnala, magari dopo una mail che segnala delle operazioni sospette sul conto, e in molti casi si viene indirizzati o al telefono o sull'email su siti clone. E quindi si viene anche contattati al telefono dai truffatori che ti chiedono dati personali, e in quel caso uno, pensando che è la banca che ti chiama, in buona fede glieli dà. Però è opportuno ricordare che una banca non chiede mai per email o per telefono dati personali, cioè non vi chiamerà mai l'impiegato di banca a dire: quali sono il tuo nome, cognome, il tuo codice fiscale, qual è il numero della tua carta, qual è l'IBAN del tuo conto, qual è il codice di sicurezza? Ecco, nessun impiegato di banca vi chiamerà mai per chiedervi queste cose. Quindi
anche per formazione personale, questo è utile da sapere. Diamo poi delle regole basilari, dei consigli per acquistare su internet e chiudiamo poi sempre con un'attività. In questo caso, sempre con classi divise in gruppi, si può fare che alcuni scriveranno un testo come forma di richiesta della banca normale, quindi testi che magari anche voi ricevete, quindi potete prenderli a modello. Altri gruppi faranno dei messaggi con intenti fraudolenti, inserendo degli elementi errati, refusi, nomi fantasiosi, indirizzi mail di provenienza strani, link particolarmente lunghi e così via. Il gruppo di controllo, chiamiamolo così, abbiamo previsto un terzo gruppo che non dovrà assistere alla suddivisione dei primi due gruppi, oppure in qualche modo si farà segreta questa suddivisione, e avranno il ruolo dei clienti, quindi loro riceveranno anche figurativamente su un foglio l'email scritta dal primo gruppo e dal secondo gruppo e dovranno riconoscere qual è quella fraudolenta e qual è quella della banca sostanzialmente. Anche in questo caso abbiamo dato dei video che non sono per i ragazzi ma sono online. Provo a condividervene uno per dire che è un format che abbiamo sviluppato noi, si chiama TG Utile, dove ci sono delle informazioni che tutti possono acquisire per operare in sicurezza. Ecco, per esempio la sicurezza nei sistemi di pagamento, questo qua. Buongiorno spettatori del TG Utile. Grazie alla diffusione di una sterminata gamma di nuove tecnologie, i tradizionali mezzi di pagamento come contante, assegni e carte di credito sono stati affiancati da una miriade di nuove possibilità, come le operazioni di pagamento tramite smartphone o tablet, la modalità contactless, fino ad arrivare a forme di pagamento in remoto come App Store o Internet Shop. Parallelamente all'innalzamento dell'offerta di strumenti informatici sono cresciute però le minacce. Come tutelarsi al fine di prevenire e contrastare efficacemente attacchi e frodi? Presentiamo qui di seguito alcune semplici prassi di utilità quotidiana. Per connetterti al sito della banca, digita direttamente l'indirizzo nella barra di navigazione e controlla che il nome sia scritto correttamente. Non cliccare mai su link che rimandano al sito della banca se sono all'interno di email o SMS sospetti. Quando sei sul sito della banca, clicca due volte sull'icona del lucchetto nella barra di navigazione e verifica la correttezza dei dati che vengono visualizzati. Modifica periodicamente i codici di accesso alla tua area riservata e controlla regolarmente le movimentazioni del conto corrente per assicurarti che le transazioni riportate siano quelle realmente effettuate. I sistemi di notifica messi a disposizione dalla tua banca possono esserti molto utili per verificare le operazioni. Evita di effettuare transazioni online da computer condivisi o postazioni in luoghi che potrebbero essere poco sicuri. Al termine di ogni acquisto ricorda di effettuare il logout dal sito di e-commerce. Utilizza credenziali diverse per autenticarti su siti diversi ed evita il salvataggio automatico delle password sul browser. Per evitare di incorrere in truffe di natura commerciale, valuta sempre le recensioni lasciate da altri utenti sull'affidabilità del venditore a cui ti stai rivolgendo. Un'offerta troppo conveniente potrebbe nascondere una truffa. Installa e mantieni sempre aggiornati antivirus, sistema operativo e applicativi e ricorda di disattivare Wi-Fi, geolocalizzazione e Bluetooth quando non li usi. Utilizza esclusivamente app ufficiali e in fase di installazione fai attenzione ai permessi richiesti assicurandoti che siano strettamente connessi al servizio che intendi utilizzare. In caso di furto o smarrimento del tuo dispositivo, avverti la tua banca finché interrompa il servizio app di mobile banking. Per maggiore sicurezza, imposta il blocco automatico del tuo dispositivo quando entra in standby. E per proteggere i tuoi dati, quando possibile, attiva la crittografia del dispositivo e della memory card. Ecco,
questo è un esempio di video, di nuovo non è per i ragazzi ma ai docenti, perché queste schede sono rivolte ai docenti, servono per poter preparare una lezione. Quindi questa era l'ultima scheda del mio strand, sostanzialmente di quello che è il modulo, l'insieme degli argomenti proposti da Fede. E vi ricordo appunto che noi possiamo concordare un incontro per questi ultimi tre moduli con noi, con un nostro esperto, che si può fare ovviamente nel 2022, perché adesso, essendo dal 21 in poi i nostri moduli, voi li farete sul finire ovviamente del percorso. Quindi noi siamo a disposizione ovviamente per tutto l'anno scolastico per sentirci e valutare insieme questi percorsi. Io non so se magari vogliamo fare una pausa, se qualcuno invece, cioè se avete domande, dubbi, commenti.